è fallita la Fiorentina. Max Allegri verso la Lazio. Conte arriva a Napoli. La Roma sogna Federico Chiesa. Benvenuti signori a Balconata Sud Italia, il mercoledì del calcio serale su Twitch. Buonasera Manfredi, buonasera. Buonasera a tutti, prima di iniziare mi tocca fare dei complimenti. Anzi, di solito lei non parte mai con i complimenti, a chi, scusi, mi stupisce. Mi tocca fare i complimenti, sai, allora, alla nazionale Under 17, perché almeno qualche italiano che va all'estero a fare delle competizioni ci fa fare bella figura. Grazie Italia Under 17, grazie mille. Prego. Allora ragazzi, balconata molto calda, meno grazie intanto a Sgat, a Mimmo che non l'ho ragazzato prima, a Guido, a Cerenza, ah no, Cerenza oggi è il culo. Meno 109. Potremmo, primo Roberto, secondo Cerenza, terzo Mario Ferri il Falco, quarto Kun, poi Toni Costanzi, Emanuele, Giaccavo, Corigno e Prisco. Forza ragazzi! Grazie Xiador. Fucina peggio della Roma. Ma vedremo, la Roma non so se è così peggio. Sicuramente chi non è messo male, signore e signori, sono gli amici di Napoli. C'è Franco, ciao ragazzi. Buonasera, buonasera a voi. Secco alle ultime volte. Siamo molto contenti, dai. Minchia, stasera ragazzi è festa grande, o no? Oggi, festa, oggi... No, però è una bella notizia. E poi ti dico che secondo me ti sei preso anche una bella rivincita, ne parlavamo oggi pomeriggio anche con certi milanisti che vi prendevano in giro. Conte era stato affiancato più volte al Milan, sì. Tanti milanisti avevano fatto dei video benvenuto Conte, qualcuno aveva immaginato la presentazione, poi alla fine se l'hanno pigliata in culo. Un'altra coppia, padre e figlio, Masa a rappresentare la Roma, non so se vi siete già incrociati, buonasera a 11 metri. Buonasera, ciao grande. C'è anche lui. Oggi siamo anche col principe della Roma. Ragazzi, ma buonasera Eden. Ma questo qua, ragazzi, pensate Roma Napoli l'anno prossimo così. Mamma mia. Mai piatto. Bello, perché no? Se rimangono andarò con noi, perché non è detto. Porti rispetto a 11 metri e anche a Schalbe. No, io lo spero. Però non si sa mai. Direttamente. Tanto un regalo perché sembra una cosa brutta. No. In Svezia. Perfetto. Vuoi rimanere là? No. Grazie Andrea. Niente, giornata importante, giornata simpatica. Ma vabbè, adesso poi ne posso. Comunque avrei voluto portare anche io volentieri mio padre. Il problema è che non ti fa per la Lazio, quindi da questo punto di vista non sono fortunato. Comunque, che squadra è? Del Napoli. Ah, no, essendo romano. Comunque Vitale, devo ammettere che questa nuova sua nuova versione nuova dice, questa è Vitale, diciamo, PE 2024, giusto? In termini, se facessimo moda. Sì, ma calcola Pancio, bisogna sapersi rinnovare, cioè c'è stato il periodo della mossa con la camicia arancione, c'è stato il periodo giustissimo. Adesso c'è il periodo un po' più intellettuale, quindi chiaro. Ma stai scopando una che faccia tipo lavoro in biblioteca o proprio per il programma? Cioè, ultimamente sto fermo da questo punto di vista, quindi non c'è niente all'orizzonte. Mi farei qualche domanda sull'occhiale, allora, Francesco. Vedi tu. È ingiocabile comunque, Vitale, è ingiocabile. Posso dire che ha preso un po' spunto. Ma raga, ma c'è un rientro, no? No, io non lo sento. Tu lo senti, Manfred, anche adesso mentre parlo io?
Ma Sergio Roma. Buonasera a tutti i carter, buonasera a tutti i mecenati. Sono sempre i nostri quattro. 5 abbonamenti. Murano 97 che si prende il VIP mensile. E allora siamo a spam di mecenati, per favore. Se arriviamo al gol finale 3 stasera. Tra l'altro oggi sono stato in piscina. Vabbè, mi sono collegato da lì. Se ce l'avete, avete visto. Chiudiamo il parterre con un altro amico della Roma. Buonasera alla parte, diciamo, anti 11 metri. No, scherzo. Buonasera Massimo. No. Buonasera a tutti. Buonasera Massimo. Buonasera a tutti. Buonasera, primi a 11 metri. Buonasera. Tra l'altro, a proposito di Massi, prima Vitali dice che suo papà tifa il Napoli, quindi non l'ha portato, invece tu hai una figlia che tifa il Napoli e non la Roma, e quindi non la porti, giusto? No, giusto. Mia figlia non è solo tifosa del Napoli, mia figlia è a Napoli è una star, lei, è considerata una delle più importanti tifose del Napoli. Cioè, ma perché non fate qualcosa con Scialebuma? O l'avete già fatto, magari? No, non l'abbiamo mai fatto. Non l'abbiamo mai fatto. Però vediamo se la prossima stagione riusciamo si a organizzare fare, sì. Anche una live. No, potreste fare tipo Roma Napoli, ovviamente. Sì, normale. Ci può stare. Comunque, allora non partiamo dal Napoli, ma partiamo ovviamente dalla Lazio. La notizia più fresca, ragazzi, è quella della Lazio, così ce la togliamo anche subito davanti. Sta arrivando un altro al posto di Tudor. Fallimento Lazio, signori. Ma la Lazio... no, alla grande, perché? C'è Augusto in società, no? Augusto sta in società, no? Io, questo è il giorno della rinascita, quindi io farei poco spiritosi, perché dopo una stagione comunque travagliata in cui hanno sbagliato tutto... ragazzi? No, stiamo seri un secondo, ma cosa c'è di vero? Ma è vero la roba di... cioè Tudor se ne va comunque, proprio... No, Tudor si è dimesso, hanno fatto il comunicato ufficiale, quindi Tudor si è dimesso. E sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Ci sono diverse ipotesi, alcune a costo zero. Tipo no, voglio dire un attimo che il primo a dirlo è stato veramente Sarno, Augusto? Il primo a dire è stato io che lo stavano accompagnando. Poi Sarno ci ha messo la sua, ha precisato delle cose. Però già una settimana fa vi dicevo che lo Tito stava accompagnando Tudor verso l'uscita e ci è riuscito pure in maniera abbastanza veloce, ecco. E quello che è successo oggi era nell'aria, perché comunque non c'erano proprio le premesse per continuare con Tudor. Si è dimesso, poi vedremo se prenderà una buona uscita o meno, e quindi adesso stiamo alla ricerca di un nuovo allenatore. Ci sono diversi profili, da quelli magari graditi allo Tito a costo zero piuttosto che altri più importanti, che però a cui devi dare delle garanzie, ecco. Quindi al momento è tutto un po' in fase embrionale, non c'è un candidato forte, non c'è la volata finale per nessuno, stanno parlando con diversi allenatori e vediamo che succede. Andiamo dai romanisti, anzi Cirrum prima da Laziale. Sì, anche Vitale, sentiamo un po'. Situazione complicata, nel senso mi appoggio a quello che dice Augusto, che oggi io la vedo come un po' una sorta di rinascita, perché non è che gradissi molto Igor Tudor, né negli atteggiamenti, né neanche nell'espressione, nella comunicazione che ha avuto negli ultimi momenti. Sogno un grandissimo ritorno di Maurizio Sarri, ovviamente, perché sono un pochino romantico. Chiaro è che c'è una grandissima complicazione che si chiama Claudio Lodito. Io vorrei fare un appello grandissimo, la prego, senatore Lotito, lasci la Lazio, ci lasci in Serie C e ci faccia ricostruire la nostra storia con più dignità. Io mi dissocio, senza che la gente... Ma no, andiamo al filo! Senza che la gente, come questi cialtroni di 11 metri, ci prendano per il culo per tutte... La Fiorentina vince la conferenza!
Ma Flavio, sei mutato, forse hai il microfono. Forse spero. Meglio, Forse è meglio. Ma vai a cagare, va. Ma vai a cagare. Francesco, stavi dicendo, scusa che ti ho interrotto. No, allora, nel rispondere a Emiliano sarò abbastanza sintetico. Non serve ripartire dalla Serie C, basterebbe che Lotito lasciasse la mano a qualcuno di più facoltoso, ma questo ormai lo diciamo da quasi 20 anni. E per quanto riguarda Igor Tudor, io sinceramente... È 20 anni che avete Lotito? Dal 20 lunghi anni, un ergastolo italiano, un ergastolo italiano. Se l'ammazzavate e giravate usciti. No, ci dissociamo, ci per favore, anche noi come non arriviamo a tanto, Kaiser. Allora, basterebbe che lasciasse la mano, come quando Calleri lasciò per dare a Sergio Gragnotti, che poteva investire di più. Per Calleri aveva, scusami, Calleri era un laziale e si è messo da parte. Se viene qualcuno a bussare alle porte talmente della laziale che cosa è comprato il Torino, quindi non però vabbè, ma era un imprenditore, però ha preso e se n'è andato. Il signor Lotito, se viene anche l'arabo degli arabi, l'emirato degli emirati, la Lazio vale due bruscolini, lui gli chiede 1 miliardo di euro. Questo Giovanni. Perché lui è una, vabbè, niente, mi dissocio, mi autodissocio, prego, scusa. Kaiser, lei non so se è Omassi, Sciale, voi come la vedete? Vabbè, la Lazio è rovinata. No, vabbè, ma dipende da chi viene. Cioè, è tutto è in base a chi sarà il sostituto. Fa che vecchi quello che dico io, vedi come vedo io il sorriso. Quando ci vedete, ci vedo gli incubi. Chi sarà? Intanto io ringrazio Tudor perché lui è arrivato, ha perso il derby, è uscito dalla Coppa amico Italia, ha rotto lo spogliatoio e se n'è andato, quindi intanto ringraziamo Tudor. Ciccione stava operato. Sognando qualcosa, no? Ma che può sognare? Ma chi ci va? Allegri ci va da Lazio, ma stiamo scherzando. Gioli! Se ritorna Maurizio, vedi come ti mandiamo per stracci ogni volta a Daniele. Quando torna, ma che ancora sogni? Ma quando torna, via scemo Sarri, che sarà un utilizzo di carta igienica in casa dei romanisti se disgraziatamente tornerà capitano. Se ritorna, ma capitano se ritorna per mandarmi in analisi, Sarri, analisi. Ma che te lo dico? A uno intelligente come te può pensare una cosa del genere? Sarri torna con Lotito. Allora, merda che sono rimasto tutti di rapporto. Nome caldo, Baroni per la Lazio. Io ti sto dando una notizia che l'hanno chiamato e lui ha dato la disponibilità. Ora dipende da Lotito, però lo deve convincere. Ma Barone dice che Sarri è stato chiamato e ha dato la disponibilità a tornare alla Lazio. No, va bene, Barone va a salvezza. Però vuole delle garanzie, ovviamente. E invece su Max, non c'è la possibilità di nomi clamorosi? L'ha chiamato anche Allegri, è stato chiamato anche Allegri. Però è una situazione molto più complessa, secondo me, rispetto a Sarri. Per tante, soprattutto per chi chiede più soldi, ecco. Ma Augusto, ma per quanto riguarda invece l'ipotesi Close, perché si è parlato anche di lui, Ma Close è l'ipotesi per farci vessi e contenti come i romanisti. A me non piace questa idea, perché non siamo la Roma, non mi faccio rincoglioni da un ex giocatore che può essere bravo, ma è una scommessa, ecco. Io vorrei qualcosa di più importante, ecco. Cioè, non siete riusciti a tenere Tudor, pensi che Piatta Allegri? No, ma guarda, vedi, Tudor va via perché c'è incompatibilità proprio dal punto con i giocatori, ma non per qualche cosa, perché lui vuole altri giocatori e quindi ha chiesto altri tipi di situazioni e la Lazio non è in grado di tagliare, quindi arrivederci e grazie. Però è una follia da parte di Tudor, ragazzi, dico questo e mi taccio, perché voglio dire, lui gli arriva l'opportunità di allenare la squadra più importante della sua carriera, perché se Gabbia libera tutte le squadre che ha allenato, la Lazio è la più importante da capo allenatore, esulando quel Galatasaray. Cioè, è una follia, cioè, tu già sapevi firmando per la Lazio che ti saresti dovuto adattare. Vabbè, ma però, secondo me no. Non ti trovi bene, cioè, sai, non puoi dirlo, magari... No, ma attenzione, fermi, Tudor ha parlato già con altre società, già quando stava, prima che finisse la stagione o per ridosso alla fine della stagione, quindi non è che Tudor è così. Io credo che Tudor vada ringraziato per quello che ha fatto. Meno 98. Usa molto... Ha fatto quello che doveva fare, un percorso lineare, la sufficienza, ci ha portato in Europa League, stop, arrivederci, grazie. Non mi soffermerei su Tudor, ecco.
Scusate un secondo che devo far entrare un uomo che deve chiedere scusa a Sebastiano Sarno. Signori, mi sentite adesso? Mi sentite adesso? Molto bene, buonasera direttore. Guarda, di Passione Fiorentina, Flavio Ogni Santo. Buonasera a tutti, buonasera anche treno. A chi festeggia per una sconfitta altrui, c'è chi le finali le gioca e chi le guarda, non ti preoccupare Boca Junior, stai tranquillo. Oh, abbiamo 2 anni due finali, questo è matto. Ah, oh, sapete che ti sei espresso prima, hai detto il 30 festeggiamo e noi ti abbiamo detto occhio, vai piano, occhio, ah, occhio. C'è chi risica e chi rosica nel no, calcio. No, no, questo non l'ho detto, però è giusto. Adesso stai a cuccia. No, 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 guarda, io sono uno di quelli che prende per Winky, il Winky, stai a cuccia. È giusto essere presi in giro quando si perde, non c'è problema, non c'è problema. Allora, Flavio, hai letto di... Stavamo parlando della Lazio, ci abbiamo ancora... 8 minuti, che facciamo mezz'ora minuti. Squadra, praticamente. La Lazio, ragazzi, lunedì c'è anche la Fiorentina in mezzo. Gruppo Telegram della Fucina. Sul gruppo Telegram della Fucina, io lunedì scorso ho detto: siete sicuri che Tudor resterà alla Lazio? Risate, pernacchie. Tudor è andato via, lo sapevano. Confermo tutto. Il 23 maggio l'ha detto. Esattamente. Ragazzi, non era una se roba. Tornasse Pioli. Ma no, magari, Manfred, cioè con Pioli. Ma noi par- non io so che dovrebbe andare a Baroni, è vero, Baroni. Ciccio, è vero. C'è il trenino. Ma la Lazio, Klopp. Klopp, Klopp. Stanno aspettando. Guarda, sicuramente se... arriverà Klopp. Per come conosco io Lotito, adesso escheranno un po' di nomi. Lui verificherà quelli che sono graditi alla piazza. Facciamo un pool, Augo, dai, facciamo una prediction. Facciamo i nomi che sono Allegri, Barone, guarda, Sarri e Pioli. No, secondo me è io Barone lo escludo, perché secondo me altrimenti si trova le persone sotto casa, onestamente, con Barone. Ma il sogno Allegri è possibile? Il sogno Allegri. Barone è ufficializzato. No, no, ma può essere, lo stai facendo te, Manfred. Cara, che la contestazione poi diventa veramente feroce, che te liberi di uno, ne metti in altro e ci stai a prendere per culo. Io credo che sia una domanda cattiva. Close... cattiva, dimmi. Lo striscione della curva della Lazio contro lo so. Non pensi che sia stato dettato da Lotito per forzarlo alla dimissione? Attenzione, guarda, perché c'è l'uomo che aveva che ho pensato anch'io. Allegri alla scusate, non Allegri, Conte al Milan, Ilario Battista. E dice: al termine di una giornata intensa di contatti e riscontri, credo di poter dire che entro domani, quindi è fatta, Baroni sarà annunciato dalla Lazio. Per la panchina la società avrebbe scelto l'autore della più importante impresa in questa stagione: salvare il Verona, obiettivo anche della Lazio, possibilità 99,9%. Augusto, no, ti dico, c'è il pool, intanto ragazzi, io, votate. Loro fanno uscire il nome, poi vedono come reagisce la piazza. Secondo me, se portano Baroni, però la contestazione sarà estrema, perché onestamente non è un profilo che può venire a Roma, onestamente. Però la maggior parte della chat adesso non so se per meme è una presa, no, per ma, il culo palese. No, perché... ma è chiaro che ormai Agu, vale, però Lotito ci ha stupito molte volte. Per esempio, quando arrivò Petkovic non lo conosceva nessuno, aveva allenato solo in Svizzera. Sì, ma non, non era quel momento, cioè non era un momento del genere, ecco. Cioè, non era come questo momento. Cioè, tu adesso mandi via un allenatore che c'aveva il contratto che con la stagione, che ha fatto 9 partite, non è che ne ha fatte 18. Ci ha raccontato fino a poco tempo fa che andiamo tutti d'accordo, d'amore d'accordo, questo se ne va. Lui, perché non vuoi fare la rivoluzione, e te porti dentro casa quello che allenerebbe pure i pulcini della Lazio, e allora ci stai a prendere in giro. E chiaramente poi allora è veramente un autogol, ma non per Baroni, perché Baroni non c'entra niente, però è un allenatore di profilo veramente mediocre per me. Ma non per il valore di Baroni, il profilo di Baroni, cioè il pedigree, il curriculum di Baroni. Associata alla Lazio, è chiaro. Certo, c'è ancora un Allegri.
pure Allegri è impossibile, se ragionate per logica, prende 7 milioni d'euro, perché dovrebbe venire alla Lazio e rinuncia a 7 milioni d'euro? Perché ma Allegri in questo momento non lo vogliono nemmeno gli Oregon. Allegri non c'ha più mercato, ragazzi. Ma Kaiser, ti manca un aspetto fondamentale. Ma chi è che ha fatto Allegri questo profilo che ci hanno mandato al bot? No. No. Portate rispetto a Carletto Asso. Vergognatevi. Mi hanno mandato anche un tweet del Faina, però... Non credo sia lui, e tra l'altro è bannabile. Lo mettiamo magari su Telegram, ragazzi. Punto esclamativo Telegram. Allora, finiamo un attimo, che dopo dobbiamo andare sul Napoli. Che tra l'altro c'è Cerchione, signori, che sta arrivando con una bomba. Una bomba pazzesca. Vi dico che Cerchione ha in mano la lista, caro Chalebù, dei desideri di Antonio Conte. Occhio, occhio. Si va anche Scalebu. Scalebu, ma perché non ti abbiamo visto l'ultima volta la GOT? Non siamo potenziali. Per favore, era l'unica speranza per poter fare qualche punto contro di voi della cucina. Abbiamo visto. Porta rispetto. Spandi la chat per Murano, ragazzi, che ha regalato l'abbonamento. Grazie. Bravi. Ma che ne pensate da quelle parti della Lazio? Vi fa paura? Ve ne sbattete altamente adesso dalla Lazio? Ci fa paura? Dai. No. Te ti fa paura? Ma dai, ragazzi. Ma gli fa tenerezza, gli fa tenerezza, dai. Posso dire una cosa, però, perdonatemi, no? Allora, io sono un po', ho un po' di... Cioè, di droga? In corpo? No, sì, quella sì, ma insomma è una roba che fa parte di me oramai. No, vorrei dire che non voglio sentire tenerezza, pena, squadra mediocre. Non voglio sentire questa roba qui perché offende. E allora chiamiamola Lazio. Chiamiamola Lazio, per, esatto, per favore, ragazzi. È prima, ma sì. No, è giusto quello che pretende Emiliano, però pure lui deve portare, se vuoi rispetto devi portare rispetto, se vuoi che si chiama Lazio e quando si parla di Lazio vuoi rispetto, tu non hai mai rispetto quando parli della Roma, perché poi tu parli sottovoce, tu parli sempre sottovoce. Lupi, per favore. Detto, non è è la prima squadra della capitale, è la Lazio. È vero. Pure te non è che sei delicato quando parli, cioè voglio dire. È vero, no, però io non dico, io non sparo sulla Croce Rossa, è diverso. Questo è un momento delicato dove la Lazio sta affrontando un momento delicato dove lo sfottò è anche, dove lo sfottò è anche, credo, al di sopra di quello che sta succedendo in questo momento. Io credo che la Lazio in questo momento da tifoso della Roma, ti dico che vi sto guardando, e naturalmente voi prendete un allenatore Tudor che adesso recciate un po' il naso quando si parla del Barone, ma siamo là, Tudor e Barone, non è che c'è un livello, uno più bravo e uno meno bravo. Sicuramente l'unica mossa che deve fare la Lazio è richiamare Sarri, che può azzerare tutto quello che c'era, riporta l'allenatore con un prestigio più forte, avrà una forza maggiore rispetto a prima, e può rimettere le cose a posto. Vi guardo con tenerezza, sempre tra virgolette, si parla di calcio, con speranza che finalmente fate un bel passo falso, magari sbagliando la campagna acquisti, e cominciate a soffrire come sempre, stare dove sempre siete stati, cioè dall'altra parte della classifica, dalla parte destra della classifica. La storia, questo dice della Lazio, al contrario della Roma. La narrativa della storia della Roma e della Lazio è questa. E poi voi volete narrarla in maniera differente, perché voi purtroppo la raccontate come, ragazzi, abbiamo fatto mezz'ora sulla Lazio, non possiamo... Ah, ragazzi, basta Lazio, ragazzi. Non possiamo andare avanti. Questo è lo spazio che possiamo concedere... A questa squadretta, dillo. Ha una squadra che non ha un allenatore. In questo momento è abbastanza. Non so come è finito il pool Manfred, ma è abbastanza sterile finché non ha allenatore. Sì, però vi dico che ci potrebbe essere piccola idea di Conceição, che non è stato contattato dalla Lazio, ma attualmente ha finito la propria avventura al Porto. E nessuna offerta di quelle ricevute lo convince. Quindi, allora su Conceição.
C'è un'altra cosa, cioè con Cesao era stato già contattato ai tempi di Sarri, prima che prendevano Sarri dallo Tito. Con Cesao verrebbe di corsa, però secondo me il problema di con Cesao è che se tu prendi Cesao diventa un allenatore più importante rispetto al presidente, e allora lì diventa difficilmente gestibile, perché poi se con Cesao dice una cosa e là poi il presidente non può inventarci le fregnacce come ha fatto con Tudor o come potrebbe fare con Baroni, quindi è uno un po' troppo scomodo per lo Tito. È chiaro che con Cesao porterebbe un upgrade, porterebbe grande entusiasmo, però lo Tito non si mette uno dentro casa che è pericoloso per la sua figura. Però paradossalmente Agu l'aveva già fatto anche con Sarri, perché comunque Sarri era una figura ingombrante. Sì, però lì c'era stato Inzaghi che va via, la Roma prende Mourinho, chi c'è libero? Sarri, e vado su un Sarri. Attimo, che c'è una, c'è un alert, Agu, scusa. Lui vuole la Lazio rispetto alla Roma è un'altra cosa. La Roma vive da parassita sui non rinnovi della Juve ormai, quantomeno la Lazio ha un progetto, delle sue idee. Massi, no, perché ho detto che hanno loro fanno grazie veramente una narrativa tutta loro, e noi siamo abituati a questo. Ascolta, io cerco di essere abbastanza riflessivo e cerco di non dire le cose e conto fino a 10. Beh, ma mi ha chiamato parassita, scusa. No, ma sono quattro anni tranne quest'anno che arrivate sesti, ok? Certo, e fino a qua ci siamo. Avevate l'allenatore più forte della terra che vi ha portato una coppetta di merda, la Conference. Sì, fatemi parlare. Quella coppetta di merda, tu sei stato buttato fuori da quella coppetta di merda. Ogni Santi, tu stai continuando a coprirti di figure di merda ogni live che fammi parlare con Massi, sei più interessante, sei coperto di merda, sei coperto di merda fino a qua, respiro una cannuccia così. Vabbè, però vai oltre le offese, vai. Ho capito, ma no, tu mi io ti dico che questa parola è bella. Ora parlo io. Sei un tifoso del Napoli, sei un tifoso del Napoli, un tifoso della Juve, un tifoso dell'Inter, del Milan, chiama coppetta la Conference, ci sta. Hanno fatto Champions League ogni anno. Sei un tifoso della Lazio, che la Conference l'ha fatta, ma è stata eliminata ai quarti di finale. Scusami, Conference non puoi parlare. Guarda, ti resico. Da quando è nata la Fiorentina, tu se fai così senti l'odore delle palle della Lazio, perché non c'è stato un anno che voi siete stati sopra la nostra squadra. Al di là di quello che stai dicendo, la ricottina delle palle dei laziali. Per favore, è una bruttissima immagine. Per favore, no. Chiedo scusa ai bambini che ci seguono. Posso rispondere a lui? Nella classifica perpetua della Serie A, la Fiorentina è quinta, la Lazio è sesta. Quindi siamo sempre stati sopra. La storia dice che hai detto una cazzata. Perché la storia dice Juventus, Inter, Milan. Le fa ridere, però ti devi lavare. Dai, raga, non è del mestiere ogni santi, ormai stanno fuori di testa, per cortesia, dai. Sono numeri, però sono numeri io vi racconto. Ti spiego perché la Lazio non è mai stata in Serie C a differenza della Fiorentina, e soprattutto la Lazio ha anche più coppe europee e nella classifica perpetua della Serie A. La lingua italiana che non la buttare sulla semantica e sul lessico, per cortesia, stai dicendo un mucchio di stronzate ogni santi, per cortesia. Tu hai detto, non ci parliamo sopra, è brutto per chi ci ascolta. Tu hai detto che la Lazio è sempre andata sopra la Fiorentina, i numeri dicono altro, punto. Poi, Flavio, io ti posso dire una cosa, che da quando tu sei nato pagheresti per vedere quello che ho visto io. Cosa hai visto tu? Guarda, dai ragazzi, basta. Ho visto 14 trofei e c'ero. Ma io posso fare la guerra? Allora, stop. Dobbiamo andare... Siamo su Napoli? Squadra che in questo momento sta tenendo per le palle il calcio italiano. E abbiamo una bomba, cari amici di Napoli. Attenzione, faccia entrare il giornalista che ha in mano la lista di Antonio Conte. Buonasera a Luca Cecchione e complimenti. Buonasera.
subito, mi dovete dare 30 secondi. La prima è che dovete ringraziare Diego Armando Montuori che mi ha concesso di venire qui da voi nonostante l'autogettone che mi riconosce. Il secondo è il consiglio di Albano Trotta che purtroppo dopo quel gol a Frosinone non se lo ricorda più neanche la mamma. Ma come non se lo ricorda? Ma scusa, ma non era quello di, a parte grazie Montuori, ma non è Trotta che botta che giocava a Avellino? No, non è quello. Non è quello lì. Dopo vi recupero il video su YouTube, ragazzi. No, no. Beh, buonasera, grazie. Comunque Cerchione. Allora, ragazzi, stiamo per dirvi la lista di Antonio Conte. C'ho tutto ben pronto. Un attimo, però, volevo chiedere a Schalibum come hanno vissuto e com'è il feedback dei napoletani sui social, diciamo, anche oggi so che avete fatto uscire il video, ovviamente. Uno e basta o due oggi? No, noi abbiamo fatto uscire il video quando era quasi ufficiale, oggi è arrivato all'ufficialità. Ah, quindi è domani? No, non abbiamo già caricato. No, già abbiamo caricato il video. Già abbiamo fatto un'analisi, abbiamo caricato anche un TikTok divertente, già ironico. Già sapevamo che Antonio Conte, secondo il mio punto di vista, veniva a Napoli, perché io lo sapevo già da prima. Ah, quindi avevate già registrato i video? No, abbiamo registrato 10 giorni fa. Abbiamo registrato quando Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio hanno dato quasi l'ufficialità. Oggi, ragazzi, no, però è da vedere, è incredibile questa immagine qua, ragazzi. Grazie Aurelio. Raga, questo vuol dire il contenitore, questa foto qua. Vi è piaciuta la presentazione che hanno fatto? Sì, ci è piaciuta. Ci ha soprattutto, secondo me, gasato un po' a tutti i tifosi del Napoli, che siamo tutti euforici. È ritornato l'entusiasmo, ci voleva. Il presidente non è una persona nata ieri, sapeva che per far ritornare l'entusiasmo tra tifosi napoletani, questa era l'unica scelta. Grazie, Cody. La scelta migliore che poteva fare. Anche se ci vogliono i giocatori, ovviamente, non è che può risolvere. Adesso ce li dici, adesso ce li dici. Dice Luca. Sì. Eccola qua, intanto. Mamma mia, quanto è bello. Ci siamo, ragazzi, siamo pronti, forza Napoli. È arrivato. Ragazzi, mi sto gasando. Pancio, ti gasa un po'. Mamma mia. Tra l'altro, per la prima volta, diciamo che la presentazione il saluto dei tifosi è stato fatto con una nota nel gruppo Instagram del Napoli, quindi anche una mossa commercialmente appetibile, molto apprezzata. Posso fare una domanda ai romanisti? Scusate, che volevo vedere cosa Abbiamo un contributo però, questo di quando è? Scusami un secondo. Credo di una data, decina di giorni fa, 5 settimane fa. 29 aprile, più di 2 mesi, porca un mese e mezzo. No, vabbè, ok. Non ci sentivo. Al Napoli. Non ci credo. Ufficiale? Tremate! Antonio Conte al Napoli. Non minchia, l'aveva detto prima di tutti, signori, Signori, quando nessuno ci credeva. Quando nessuno mi credeva. Tutti, tutti. Comunque posso dire che queste profezie che fai a te stesso e poi si avverano, tante volte fanno male, perché poi dopo dici, anche col passa una figa e dici questa, e poi non capita mai, mi dispiace. Allora, Andre, posso fare una domanda ai romanisti per accendere il dibattito? No, è sul Napoli. Allora, faccio questa domanda, preparo già i polli che conosco in chat, non ce l'ho con la Roma. È i napoletani fa la domanda, quindi no. Il fatto che la Roma ha preso, che il Napoli ha preso Conte, secondo me le prime 4 della prossima stagione sono già decise. Non è una brutta botta Conte a Napoli per il mondo Roma? No.
Dopo ci andiamo. Questa è una bella domanda, però. Effettivamente. Un nome anche per il Milan. Allora, le prime quattro sono decise. Prossimo per il Milan, secondo me, sono d'accordo. Ma è peggio per il Milan, ragazzi. La Roma c'ha altro da pensare. La Roma c'ha altro. Se tutti i pronostici che fate, su questo, purtroppo, quando ho detto che la Roma arrivava a sesta, però tocca anche vedere che mercato farà il Napoli. Perché poi, se ci sono Osimhen, il Napoli arriva a fare le prime quattro il prossimo anno. Adesso ce lo dice un attimo, che abbiamo una diapositiva di Ogni Santi al Mare. No, mamma mia, no, che schifo, dai. Allora, Cerchione, è arrivato quel momento lì. Allora, per quanto concerne il mercato del Napoli, bisogna fare una precisazione. Nel corso dei mesi in cui la società ha lavorato sotto traccia, smentendo e lasciando degli indizi per depistare dal nome di Conte, si sottoponeva a Conte stesso la lista dei calciatori monitorati dal club azzurro. Sicuramente l'obiettivo primario in questo momento è rinforzare la difesa, e il nome di Alessandro Buongiorno sembra più di una opzione. Si potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, con anche una contropartita tecnica che potrebbe essere, ma non è detto che lo sia, Østigard. Poi c'è la questione Bellanova è un altro calciatore. Ah, un attimo, rimaniamo su Buongiorno, che però io, a quanto so, Luca lo vuole mezza Serie A fondamentalmente, questo giocatore qua. Sì, però il Napoli è la squadra che ha avviato per prima le trattative con il Torino per Buongiorno, e diciamo che intorno ai 40 milioni più il cartellino di Østigard si potrebbe anche chiudere. Ciale, per tutte e due. È stato uno dei migliori difensori l'anno scorso, è stato leader della difesa del Torino. Penso che non ci sia altro da aggiungere, un grande giocatore. 40 milioni più Østigard, penso che sia una bella cifra. Una follia. Anche l'Inter dicevano, Manfred, il Milan, ha detto una follia, scusi, ho sentito una follia. Io ho detto Costa, è fortissimo. Sì, fortissimo. 40 milioni più Østigard, per secondo me è una follia. Cioè, troppo. No, un giocatore. Ma sì. Buongiorno, è veramente. Costa. Ma dove? Non ci va. Mi ricordo, Buongiorno fece una partita allucinante contro Lukaku all'andata. Primo tempo incredibile. Ma giocava col Torino, ma fatta finita. Cioè, quando si parla, bravo, quando si parla di leader nel Torino, siete contenti? Buongiorno e bella notte. Ma che pensate, ragazzi? Però, Augusto, posso dire una roba? Non è che se giochi nel Torino non puoi essere forte. Ma perché Bremer con chi giocava? Ma l'errore, ragazzi, è stato una volta forse Bremer con chi giocava, dirò di Bremer giocava col Torino, fuori classe. Capito col Bremer, effettivamente. È invernato, Ma che hai vinto tu? Ma veramente hai detto così? Che quello che ho vinto io, tu non vi tranci, non vincerai mai. No, dico mo. Oddio mio, mamma mia. Stai parlando di buon giocatore per la Santieri. Scusa, Sciale, preferisci Bellanova o Di Lorenzo? Ma Bellanova è stata a prendere, ma non stiamo a scherzare, dai. Ecco, per esempio qui c'è, però qua c'è una Bellanova. Differenza tra i due. No, Bellanova non va a giocare. Ragazzi, comunque Bellanova è il futuro della nazionale, però Buongiorno Bellanova. Sì, ma Bellanova ha altre tipo di caratteristiche e è difficile andare a cercare un giocatore come Bellanova, allora sono d'accordo. Ma Buongiorno è un centrale che è forte, ma 40 pippi, raga. Cioè, non è che voi regalano, non è una scoperta. Ma qua, non lo so, ci stanno. Sentiamo Cerchione un attimo, l'operazione com'è in realtà, Luca? 40 milioni veramente? 40 milioni, il Torino sotto i 40 milioni non scende, ovviamente la questione è, come diceva qualcuno su Buongiorno, non c'è solo il Napoli è quello che si è mosso prima, però essendoci più club ovviamente si scatenerà un'asta che alzerà il prezzo, quindi 40 milioni oggi è il prezzo del ragazzo, se vuoi fare qualcosa in più ci inserisci una contropartita tecnica per accontentare il Granata, ma il prezzo lo fa il mercato, magari oggi ci sono quattro squadre importanti su Buongiorno e vale 40 e più. L'anno scorso non ce n'erano e non arrivava a queste cifre.
Ma Scalpini, no, attimo, che ragazzi, poverino si è fatto male. Scalpini, ma Scalpini e Calafiori, soprattutto Calafiori. Ma quanto deve... Se Buongiorno vale 40, no, ma Calafiori quanto devo... Massi, io ti voglio bene. Ma di chi? Però. Ma di chi? Buongiorno è più... Quanti abbonamenti mancano, raga? Facciamo chiaramente. La prima roba, Massi, è che lo scorso anno... Un attimo, una canzone non si capisce. Può giocare solo con la difesa a tre. No, ma allora, raga, lo scorso anno Buongiorno era stato praticamente preso negli ultimi giorni di mercato dall'Atalanta di Gasperini. Poi Cairo ha bloccato tutto. Vero. No, a giugno, raga, un attimo, fate parlare che vi spiego tutto. A giugno, era già a luglio, era già preso. Poi hanno bloccato tutto Cairo perché sennò la piazza lo mangiava. Poi Buongiorno può giocare anche a 4. Perché chi l'ha visionato del Napoli ha detto che è talmente forte a 3-7 può giocare a 4, sì. 3, vabbè, 7, no, vabbè, tu sono tutti scarsi. Chi non gioca nel Real Madrid, no, ma il Barcellona. Scusa, ma allora io ti faccio un nome di centrale che è fortissimo, che nessuno si caga, che Ancico è 10 volte più forte del Buongiorno. Ancico io lo conosco bene perché giocava nella Fiorentina. Anche della destra. Ma poi non si capisce neanche un cazzo quando parla. Attenzione, c'è un retroscena. Non so se è vero, ma c'è questo retroscena che dice che Conte percepirà 8 milioni fissi e non 6 e mezzo più bonus. Verissimo, 8 milioni fissi più 2 di bonus. È quindi l'allenatore più pagato dalla Serie A. Quando smentivano Conte, che diceva il motivo è questo, 8 milioni di base fissa più 2 di bonus. E il primo anno i bonus sono anche facilmente raggiungibili. Perché si parla semplicemente di un posizionamento che dia accesso alla Champions League nell'anno successivo. Quindi il primo anno costerà 10 milioni. Sai che mi puzza un po', Cerchione, mi puzza questo dispendio di soldi. Secondo me rischi che spende tanto sull'allenatore e poi non spende. Stai rosicando. Posso dire una cosa sola su Buongiorno? Una cosa sola su Buongiorno ai tifosi della Lazio, ce ne abbiamo tre addirittura. Ma se Buongiorno vale 40, Gila, ma quanto vale? Cioè, allora, io non riesco a comprendere queste perché uno si innamora. Mario Ghila è anche vero che ha fatto benissimo, ma ha fatto bene solo un anno. Buongiorno, saranno almeno tre anni che gioca a alti livelli. Ma chi ha fatto sette partite buone? Scusa, Ghila ha fatto sette partite, è stato rotto a iniziare. Ma io ho detto Ghila è solo rotto una stagione, mentre Buongiorno sono almeno tre anni che gioca a certi livelli. Ma Buongiorno gioca a nazionale titolare. Nazionale titolare gioca a tre bastoni. Buongiorno e Darmian perché si è rotto Scalvini. Scusate. Buongiorno, no, però vabbè, il discorso che Ghila maggiore di Buongiorno Ernesto è diventato Buongiorno. Scusa, ma no, ma qua c'è una dinamica dentro sta trasmissione, che c'è quel coglione di Pancio che siccome uno viene qua e dice che Buongiorno per lui non è un buon giocatore, siccome lo sta a prendere il Napoli e dobbiamo esaltare tutto quello che fa il Napoli, poi la Lazio è scarsa, ma è arrivata sopra il Napoli, ti voglio ricordare, coglione che non sei altro, coglione, stai non fuori a partire, coglione, tanto lo sento, coglione, sta a fare carne. Ma non è arrivato sopra, ma prende, ma prende per culo, è arrivato decimo il Napoli, ha fatto cagare, ma succhiamelo tutti in punto, capisci? Ossessionato. La Lazio prima del Napoli perché i giocatori del Napoli non hanno voluto giocare, fammi capire. Ma che è la colpa? Se tu hai confermato adesso che ma guarda che la storia mia è la storia tua, guarda che la storia mia è la storia mediocri, allora ti prendi. Tu c'hai avuto solo Maradona, se togli Maradona tu sei una squadra serie C'è uno solo Maradona, ma che mi hai avuto tu? Sei una serie a spese al C, ma tu veramente stai a fare? Mauro Zara, Deo, ma conosci Zara? Io ho battuto chi ha vinto la Coppa Campioni, sono andato là, io ho menato, mi sono portato la Coppa a casa, ricordatelo. Manchester United, che era la squadra più forte al mondo, io l'ho battuta. E quando prendi la squadra più forte al mondo, dai, basta. Cioè, vive nel passato, ragazzi. Allora, rimaniamo un attimo perché dobbiamo. Prego, chef. Il Napoli ha preso un grande allenatore. Ovviamente è giusto che si deve prendere anche dei giocatori alla portata di Conte. E Buongiorno, secondo me, sui 35-40 milioni ci vale. Secondo il mio punto di vista, molti, ragazzi, sono veramente tantissimi soldi. Vabbè, ragazzi, il mercato lo fa, la domanda è la richiesta. Se Buongiorno lo vuole mezza Italia in difesa. Secondo me la società del Napoli era l'unica che poteva prendere conto.
perché un altro tiene i soldi, o presentano un altro tiene i soldi, non sta con i debiti. Ha ragione, oh, ragazzi, ha ragione. Conte. Stanno pigliando un giocatore. Io voglio fare allenatore mediocre. Se mi permettete una domanda a Manfredi, se sta rosicando un pochino, tanto, però mi devi dire la verità. Dimmi la verità. Ma lui c'è Fonseca. Zero. Lasciare. Conte sarà un grande fallimento. Io avrei rosicato se fosse andato da me. Conte non allena da 2 anni. L'ultima volta è stato cacciato a calci in culo dal Tottenham. Non lo vuole nessuno e tu gli stai dando 10 milioni. Occhio. Quindi tu mi dici, occhio, se Conte fosse andato al Milan non saresti stato con te. No, io ti dico una cosa. Se in 2 anni tu a un allenatore gli dai 10 milioni e non vinci lo scudetto, che fai? È fallimento o no? L'obiettivo non è fallimento. Ricorda molto la gabbia libera. No. Abbiamo chiuso decimi quest'anno. Secondo me Conte è proprio l'allenatore adatto al Napoli, soprattutto in questo momento. Comunque andiamo avanti, ci mettiamo a discutere Conte, ragazzi, è finita. Allora, stiamo disegnando la formazione che Cerchione ha detto del nuovo Napoli, per chi si è appena collegato. Allora, abbiamo buongiorno Di Lorenzo, rimane Luca secondo te? Sì, dai. Allora, secondo me ci sono grosse possibilità che lo strappo si possa ricucire. Lo strappo, ricordiamo, è stato causato dal messaggio che il Napoli, attraverso il direttore sportivo Manna, ha fatto recapitare sia al calciatore... No, però io mi devo fermare. Charles Boom, ma tu te pensi che Conte è un trofeo? E vai a dire a Manfredi... Vai a dire a Manfredi, sei invidioso di Conte. Cioè, quello è del Milan, ti sbatte 27 coppe campioni in faccia, tu sei invidioso di Conte, che cazzo io ti sì. Sì, è una domanda, ma secondo me voi siete dei è una domanda, parli delle coppe, io sto parlando della... un mitomane fa una cosa del genere, o un fesso mitomane, siccome secondo io me... Io ho fatto una domanda onesta, ma non è un trofeo fatto, Conte, visto che stiamo prendendo Fonseca, la domanda è, hai rosicato che Conte è andato a Napoli? È una domanda onesta, semplice, non c'entra la Champions League, ragazzi. Ma Augusto arrabbiato perché ancora non c'è l'allenatore. Voi state tranquilli, pazienza, ragazzi. L'ho tolto. Chiedo scusa, grazie Andrea. Da Lazio, dai. Se fosse la scelta migliore, perché Conte penso che al Milan avrebbe fatto comodo piuttosto che funzionare. Allora, non interrompiamo più Cerchione. Scusate, ho fatto Cerchione. Mi chiedo, c'è una notizia. Attenzione. Sì, che la Lazio potrebbe ritornare Sarri. L'avevamo detto. Grazie Luca. Però mi sembra allora una conferma questa. Grazie, no, però grazie mille, non lo sapevo. Grazie infinite. Mi sta salendo, no. Scusate. Porca. Dai, almeno che tolgo lui e mi rimetto Sciscione. Tanto... Comunque sono tutti laziali, Sì. Io mi farei due domande. Tu, nome della punta, settimana scorsa ci ha detto Gyökeres. Sì, oggi un amico agente FIFA mi ha svelato un retroscena. In realtà me l'aveva detto qualche mese fa, il problema è stato che io non avevo collegato. Lui aveva incontrato Maurizio Micheli in Olanda a vedere una gara del Feyenoord. Il mio amico è Franco Camozzi e seguiva un suo calciatore. Col senno di poi mi viene da pensare che Micheli potesse star visionando Santiago Jiménez. Tant'è vero che oggi di tutte le punte che si possono prendere, Jiménez è la mia preferita. Secondo me Jiménez fa un sacco di gol. Ma pure Gyökeres se fa gol. Lisbona, l'attaccante del guarda. Se mi posso permettere di dire una cosa per quanto riguarda il Napoli, attaccante del Napoli, chiedo a Cerchione. Pesante, Jiménez, Cerchione. Io sulle punte non sbaglio, c'ho la laurea nelle punte. Cerchione, questa è una bomba, se dovesse essere così, Sì, perché in realtà era la stessa persona che ad aprile mi disse che Conte era fatta con il Napoli. Io non ci ho creduto perché dal Napoli mi continuavano ad arrivare delle indiscrezioni in merito a Vincenzo Italiano. Il presidente faceva trapelare notizie su Italiano, su Pioli, c'era questo nome esotico di Domenico Tedesco che piaceva tantissimo al presidente, quindi sai,
si va a credere più a una fonte interna al Napoli piuttosto che esterna. Evidentemente il Napoli ha blefato, perché poi il Napoli con Conte ci stava lavorando già da tempo. Però ribadisco che l'amico Franco Camozzi, agente FIFA, mi disse qualche mese fa di aver incontrato Maurizio Micheli a vedere una partita del Feyenoord, e adesso se uniamo i puntini potrebbe essere che stesse valore di questo calciatore quando vale. Jokeres e Jimenez, tu caschi bene. Poi a vedere Manfra su Transfer Market. La sola è Lukaku, se te vi Lukaku è la sola. Però Jokeres, a quanto so, ha una clausola altissima, e quello è il problema. È quello il problema, infatti ha rinnovato. Allora, stanno spendendo tutto per buongiorno, grazie al cazzo. Il problema di Jokeres è che pare abbia rinnovato alzando la clausola rescissoria a 120 milioni di euro. Minchia, vabbè, non ce lo può permettere nessuno, Jokeres, dai. Ma io credo l'abbiano fatto per non perderlo a 40, però secondo me comunque c'è una notizia su Zirkzee al Milan, Cioè Alfredo Pedulà dice che il Milan ce l'ha in pugno fondamentalmente, ragazzi, domani ne parliamo poi. Sì. Io invece, se posso dirvi la notizia mia del Napoli, non so poi Luca se può confermare, secondo me il Napoli sta guardando invece in casa del Girona, sta guardando la punta del Girona, il vero obiettivo del Napoli. Dobnik, come si chiama? Dobnik. Il problema di Dobnik è che ha già compiuto 26 anni e ne farà 27 tra qualche giorno. Ma Conte piace tantissimo. Hai ragione, però c'è il discorso della futuribilità, che per il Napoli è fondamentale. Il Napoli c'ha 26 anni, Luca. Anche a 26 anni si è... Com'è che si chiama questo qua? Dobnik. Dobnik, liga con il Girona. Sì, ma come si scrive? C'ha 27 anni, si fa un esploit a 30, non lo puoi vincere. Così. Vabbè, Maria, ma chi è? Ma invece su Osimhen si sa qualcosa, Luca? Ma Osimhen non è così sicuro di andare via, anche perché ci sono delle offerte, lui ha un grosso paracadute da parte del Paris Saint-Germain, è chiaro che la contropartita, cioè ovvero sia il calciatore che dovrà arrivare al posto di Osimhen, dovrà essere uno che nel giro di un paio di stagioni diventi all'altezza di spostare gli equilibri, così come succede ed è successo con Victor Osimhen. Ma secondo te, Luca, dacci delle percentuali, secondo te, anche il nome di Lukaku si è fatto? Allora, Lukaku mi sembra più che altro una deduzione, visto e considerato che con Conte ha vissuto sempre le migliori stagioni della sua carriera. Il problema qual è? Se Lukaku il Chelsea te lo presta, il Napoli lo prende pure e si accolla per intero l'ingaggio, che dovrebbe essere intorno ai 9 milioni di euro a stagione. Ma se il Chelsea ha intenzione solo esclusivamente di venderlo alla clausola rescissoria di 42 milioni, il Napoli non spenderà mai un euro per un calciatore a titolo definitivo, non spenderà mai un euro per un calciatore di 31 anni compiuti. Ci sta. C'è sempre il discorso della futuribilità. Ok, però chi ci mettiamo? Lukaku, chi ci mettiamo lì davanti? Menez? Il rendimento di Lukaku stasera metti Menez. Bellanova è il nome sulla destra. Di Menez ci sono Clara e Chiesa. Cosa? Come Chiesa? Oh. Alle di Menez, Clara e Chiesa. Non ci credo. Cioè, allora, se Napoli accetta Chiesa, secondo me Di Lorenzo andrà alla Juve. Cambio, sì. Oh mio Dio. No, ti dico che Di Lorenzo ad oggi è più vicino all'Inter e alla Roma rispetto alla Juve. Sì, perché ormai Di Lorenzo ha la rottura con i dirigenti, non vuole più rimanere a Napoli. Però ti posso dire una cosa, caro Di Lorenzo, tu sei il capitano, sei stato il capitano, non so se te ne vai oppure no. Allora, quando si vince si sale tutti quanti sul carro, quando si perde è normale che qualsiasi squadra, qualsiasi giocatore vengano fischiati. Non lo so, Di Lorenzo... Franco, momento, però ti devo... Franco, però, consentimi, ti devo... Dal basso della mia esperienza, potrei essere tuo figlio, ti devo dire che... Non è Di Lorenzo ad aver scaricato il Napoli, bensì il Napoli, mediante Manna, per volere del presidente, ha fatto sapere a Di Lorenzo e al suo procuratore che non era incedibile, e anzi, con una provocazione, è stato riferito
a Mario Giuffredi che di fronte a 30 milioni di euro loro lo avrebbero venduto anche alla Juventus. Com'è Vincenzo Italiano in live? No, no, ce l'hanno con Luigi. Ah, okay. Allora, non rendendo un campionato intero, non ha giocato, ha giocato malissimo di Lorenzo, lo abbiamo visto. Secondo me il Napoli non è che ha fatto male, 30 milioni a, se lo vende, non è che sì, io lo venderei, ti dico la mia. Ma come 30 milioni? Perché ormai lui non vuole più rimanere a Napoli. E quando un giocatore... Ma che prezzi ci stanno qua dentro? 30 milioni per Di Lorenzo? Cosa? 30 milioni di Lorenzo costa. Perché però non vale Di Lorenzo 30 milioni, fammi capire. Ma bene, ma c'è una concezione. Compro, io non lo compro manco a 10, a 10 lo lascio. Giocatori che io ne conosco neanche sta Lazio. Ma chi è che sta Lazio? Ma chi c'è ogni tanto? Ma qual è il paragone? Ma vedi? Ti sei ripreso proprio perché hai sentito tardi. Ma posso spiegare? Scusami un attimo, fammi pagare. Allora, cioè, Osimhen costa 130, Osimhen costa 130, Kvaratskhelia costa 100, Buongiorno costa 40, Di Lorenzo 30, Kvaratskhelia costa 180, Zielinski costava 25. Ma come cazzo? Forza Mecenati, dai ragazzi. Ma voi, giocatori, cioè, ma con i prezzi, come li fate? Quanto vale Di Lorenzo? Fammi capire, quanto vale per te? Ma Di Lorenzo 10 milioni, 15, ma di tanto. Di Lorenzo vale 15 milioni. A 30 anni però. Però, Franco, ma 31 anni, ma 31 anni. Onestamente 30 milioni non li vale per l'età. Ma per l'età. L'età non è un parametro. Ragazzi, secondo Transfermarkt vale 15 milioni, Ma prova a tirare, ragazzi, guarda, cioè, ma prova a tirare. No, chef. Ha 30 anni, ragazzi. Giocatore dei 30, 31 anni. In dei 10 più 2 e mezzo del bonus. È la metà praticamente. Te lo devono portare pure impacchettato. In realtà, essendo un classe 93, va per il, cioè, il prossimo anno 32, quindi 30 milioni sono tanti. Però io non sono convinto che Conte lo lascia partire. Poi ma è una mia sensazione. Lo so chi è. Conte farà di tutto. Arriva da noi, ci serve un terzino adesso. Non penso che fa un passo indietro nella carriera. Dai che dobbiamo andare sulla Roma. Allora, Cerchione. Vi dico un paio di nomi e la chiudiamo qui. Se non si dovesse concretizzare la questione Buongiorno Napoli, il Napoli potrebbe affondare per Hermoso e anche lì potrebbe rientrare la carta di Lorenzo, perché l'Atletico Madrid è molto interessato a Di Lorenzo, sebbene Hermoso si libera gratis. Poi sulla sinistra piace tanto Dorgu del Lecce. Piace tanto a chi? Scusate, io sennò divento matto. Chi è? No, chi è interessato? Non si può contestare tutto, ragazzi. No, io voglio sapere soltanto chi è interessato a chi, che manco ha messo piede dentro e già sei i nomi. Come cazzo è possibile? È il suo lavoro, forse. No, chi piace a chi? A parte che se fossi stato lucido avresti ascoltato che il mercato del Napoli non c'entra niente. Che oggi Conte venga presentato. Quindi Hermoso da dove esce fuori? Hermoso da dove esce fuori? Se non riesci a seguire un discorso di 10 minuti, ma io riesco. Vai a giocare alla PlayStation. Ascolta, no, ma non usate però. Allora. Ma perché Hermoso? Piace Hermoso? Guarda un secondo, ragazzi, tranquillanti per i laziali oggi che sono un po' nervosi. Sono arrabbiati, sciale. Ah no, perché rischiavamo di avere i laziali, Allora, ma tra di voi c'è sta il gemellaggio, sta pure che vedete. Un attimo, per favore. Allora, dobbiamo andare su Cerchione che deve dire la notizia e c'era anche Ciccione che dopo voleva intervenire, prego. Voleva contestare. No, Hermoso allora, è il più forte di tutti. Hermoso è fortissimo e quelli del Napoli non sono un culo, no? Poi buongiorno, c'è un problema grosso con Hermoso. No, siccome però si libera gratis, ingaggio e commissioni agenti sono altissime. No, però l'entusiasmo di Scialeboom per Buongiorno sembrava che sta a prendere Nesta, Ustam. Hermoso è stato zitto. Hermoso, ma chi è? Boh, Fruttarolo sotto. No, noi non abbiamo detto niente. Hermoso è un difensore. È un nervosi, laziale. Hermoso è più forte del Buongiorno.
Nervoso, Pio, buongiorno. O mette dentro il giardino, gli dice: guarda, il pallone si gioca così. Poi vengono domani e ti insegno. Ma Ciale, stanno affamentato meglio loro. Augusto, Augusto ha detto che prende Nervoso. Ha fatto Champions League, ragazzi. Ma voi non li conoscete. Voi non conoscete i giocatori. Quello è il problema vostro. Voi fate troppo di un attimo. Allora, succede che allora è andato in Svezia, che non ci sta nessuno con cui parlare, ed è venuto carico. Ma Manfred, però io fammi dita Gianni Savastano, stai tutto fatto non parlare. Quando sta di mucchio di stronzate giocatori presi dal mucchio. No. Dai, ma di che parliamo? Su. Ragazzi. Cioè, noi diamo le ragno. Quattro minuti, Manfred, dobbiamo andare sulla Roma. Allora, chiedo scusa. Ma se Ossi Wisport non prende le distanze da questo personaggio che in casa vive con gli occhiali ed è palesemente affetto sotto effetto di sostanze stupefacenti, io non entro più. Lo elimino. A posto. Eliminate lui, ragazzi, ve lo giuro. Ma Luca, ma non si può fare le trasmissioni con la gente fa. Luca. Stavi parlando di Chiesa, poi non hai. Porca puttana. Allora, Chiesa è un calciatore di interesse al Napoli già da due stagioni. Oggi più che mai ci sono le condizioni anche economiche per poterlo prendere, però è ovvio che bisogna che entrino degli incastri. Se uno tra Politano e Raspadori dovesse andare via, tra parentesi, apro e chiudo parentesi, Politano interessa molto alla Roma, oltre che all'Arabia Saudita, si potrebbe affondare per Chiesa. Diversamente il Napoli... Luca, ma chi è questo Wanderson? Chi è questo Wanderson? È la data di Marzio, ma io non è notizia mia, non ne so nulla, sinceramente. È chi? Fenomeno. Un brasiliano 1,73, gioca al Monaco, è fortissimo. Attenzione, è tornato. Terzino. Monaco. Cosa ho detto Monaco? Ho detto? Sì. 73, ma sì. È bassino, è 1,73, è bassino. No. Fortissimo, è velocissimo. Ok. Non sarà Di Lorenzo, però si accontenta. No, si accontentando, sì. Vabbè. Comunque, perché stai ridendo, Riccardo? No, dopo se no riaccendo i fuochi. Infatti non vogliamo parlare, Allora, questo... No, mi stai prendo per il culo a me perché c'ho gli occhiali, c'ha una maglia al contrario, a barba che gli arriva al petto e ingelatinato a mezzanotte e mezza, ma di che cazzo parliamo? Vabbè, però, Emilia, lo sta dicendo in maniera ironica. Con i capelli più puliti dei tuoi denti marci, caro mio tossico dipendente. Cos'è che tu stai dicendo? Tu stai dicendo una cosa di cui ti devi assumere responsabilità, dato che mi stai dando del tossico dipendente senza sapere un attimo. Stai molto attento. Stai molto attento. Andiamo a vedere adesso, nell'immediato proprio. Un attimo. Denunciami, poi andiamo a vedere. Un attimo. Denunciami, poi andiamo a vedere. Perché ho? Denunciami e poi andiamo a vedere. Oh, poro cretino. Luca, però mi sembra. Ce l'hai a capotavola e lo chiami papà. Allora, un secondo. Luca, mi sembrava un spottersi in maniera ironica. Cioè, Ma non ci sta, Dome, assolutamente. Non ci sta assolutamente. Mi sembrava sia da una parte che dall'altra. Senza cagarlo ed esco senza cagarlo. È lui che mi viene a rompere i coglioni. Sì, però con perché secondo me mi sembrava che vi stavate sfottendo in maniera ironica, poi... Io non l'ho pensato proprio, è lui che mi ha interrotto mentre parlavo. Ma sì, ma perché dicendo poi cose voleva scherzare come si fa in questa situazione. Ma non mi interessa. Va bene. Comunque qua si prendono tutti un pochino troppo sul serio, ragazzi. Io
faccio abbassa, il giornalista di mestiere. Ma abbassiamo, abbassiamo un attimo, abbassiamo, ma non puoi cosa, primo, cosa, coglione, cosa, cosa pensi, cosa pensi, ma cosa pensi, ma da quale pulpito ti metti? Ma chi sei, Umberto Eco? Sei Luca Cerchione con la barba da Savastano? Ma di che cazzo allora, parliamo? Ragazzi, un attimo. Allora, calma. Allora. Raffreddiamo i bollenti spiriti. Allora, bravo, ma io sono contento perché questa è la colpa di quel coglione che sta in giardino, dove sta in balcone. Perché quello è un coglione. Quello è un coglione. Domanda, cambiamo argomento. Io sono contento perché è avvenuto dal nulla senza motivo. Comunque uno non può andare un attimo in balcone a fumare. No, ho visto tutto. Bravo. Manfredi incapace come sempre. Allora chiedo scusa al Cerchione e consiglio a C-Room dell'Indica per domani, mi raccomando, perché domanda Francesco, ma perché hai optato per il look con gli occhiali? Allora un attimo, l'ho già spiegato, dobbiamo già finire spiegato, dobbiamo prima finire per favore la roba del Napoli e poi roba, dopo come finire la roba, vedi che tu per favore non rompere il cazzo. Allora ci mancano due nomi qua in mezzo. Cerchione mi aveva promesso che aveva la lista, ci mancano due nomi. Allora, ad oggi hai Folo Runcio sicuramente e Zambuan chissà. Perché dico questo? Perché al Napoli è arrivata un'offerta per Lobotka. Non ho capito. Ecco qua. Allora, ad oggi hai Folo Runcio e chissà. Perché al Napoli è arrivata un'offerta per Lobotka. Quindi potrebbero decidere anche di cederlo. Dal Barcellona? No, non so la squadra quale sia, non mi è stata riferita. Non se non è Barcellona, così. Barcellona, Real, Bayer, Roma? No, il Barcellona. No, Luca, invece ti chiedo per Chiesa, come state, cioè com'è la situazione per Chiesa, visto che la vedo anche dalla mia parte, cioè nel senso che sono della Roma, quindi spero che viene. Com'è da potrebbe essere un incastro importante anche per la Roma. Bel commento, l'unico commento intelligente. Politano, torna in auge il nome di Politano in ottica Roma, quindi Potrebbe rientrare anche la Roma in questa buoni punto. Chat buoni. È chiaro che il Napoli ha bisogno di lì davanti, che è quello relativo all'Instrom. Nell'idea della società potrebbe andare a giocare perché oggi viene ritenuto fisicamente non idoneo alla Serie A. Poi è ovvio che magari sotto Conte potrebbe cambiare anche lui, però se non si risolve la questione Lindstrom, il Napoli lì sulla tre quarti è un po' in difficoltà, perché gli slot sono due e i calciatori sono Kvara, Politano, Lindstrom e Raspadori ad oggi. Ma te la ricordi tu? Io non l'ho vista tutta bene perché mi si è scaricato il telefono, ma ti ricordi quella con Rizzo, la litigata con Rizzo? Sì, vabbè, ma era ironico lì. Cioè, non era... Ha cambiato vita Rizzo. E che fa adesso? Spaccio. Faccio il panettiere. Spaccio. Ah, ecco perché non risponde mai. Allora, questo era il Napoli. Adesso andiamo sulla Roma. Ringrazio Cerchione di essere stato con noi. Ragazzi, buonanotte. Ringraziamo anche Montoni. Ciao Luca. Andiamo ora sulla Roma. Faccio entrare un grande amico, tifosissimo della Roma. È un onore avere qui con noi. No! Io penso di essere il massimo esperto di Roma, questo mi ritengo così. Che credo, quello è poco ma sicuro. Un altro grande amico della Roma. Ma perché ha due microfoni? Pancio, scusi. Pancio, tu lo sai che io le voglio bene a te, voglio bene al canale, voglio bene a Donne e a Manfredi. Allora andiamo avanti. È la seconda volta, prima discussione con Asso, vengo preso, buttato giù e continuano a parlare. Adesso con quest'altro rimane su e continua a parlare, io vengo buttato giù. Siccome sono l'ultimo arrivato e sono quello che sta qui sopra per la gioia di tutti, perché dicono che dono, faccio e beneficenza e compagnia bella, io vi mando serenamente a fare in culo stasera e ci vediamo prossimamente, vi voglio bene, però ti mando grazie mille Gerrum, grazie mille.
Non so se riusciremo a dormire. Vai a fare il culo ogni istante anche tu. Abbandonato. Ma come... io non so se chiamarlo Schettino o Cirrum a questo punto. Grazie al donatore anonimo, nel frattempo sento quell'odore di CMC. Adesso voglio indagheremo. Dobbiamo andare per CMC. Che cazzo è CMC? Come si chiama il canale della Lazio? Il canale della Lazio MCM. Vabbè, non me lo ricordavo. Vabbè, ma tu c'hai problemi veramente con ogni tipo di materia della terza elementare. Meno per i coglioni. Meno 90. Allora, adesso si va sulle robe serie. Oh, finalmente. Allora, Massi. Sì. Kaiser, 11 metri. Vabbè, il nome è caldo, mi sembra Chiesa, però prima vi voglio far vedere una cosa. Oddio. Mourinho guadagnerà 10 milioni e mezzo dal Fenerbahce fino al 2026. Grande. E pensai che ti diceva che non andava più a Lira in giro, eh? Non c'aveva più i soldi, coraggio. Invece qualcuno ancora gli dai. Ah, Manfred, metti il video che ti ho mandato su WhatsApp. Che video è? Rick, ma qua non è un problema di soldi, è un problema di ambizione, perché lui anni fa aveva detto che andare magari nel campionato francese era declassante, è andato in quello turco, figuriamoci. Mamma mia, grande Francesco. Aspettalo. Ah, regà, ancora si parla di lui, c'avete sempre in bocca tutti quanti, vuol dire che fa rumore. Grande. Sai perché? Per merito. Io parlavo di lui già da prima che venisse alla Roma, perché è inevitabile parlare di Mourinho per lo spessore che ha. Sì. Però tutti ne parlano. Sicuramente dire, e l'ho detto anche nella live che abbiamo fatto insieme, che il Fenerbahce è un downgrade a prescindere da quello che andrà a guadagnare. Ha scelto i soldi, Riccardo, al di là del fatto economico possiamo dirlo con molta serenità che è un allenatore non più d'alto livello, perché se no non va al Fenerbahce senza aprire ora polemiche, dissing. No, ma non è polemica, ognuno fa le sue. No, al di là di quello, ragazzi, se un allenatore va a allenare il Fenerbahce, in Turchia ma non parliamo di Mourinho, però ragazzi, andiamo sul mercato nuovo, dai, sennò veramente diventa sempre dai, per favore. Kaiser, meno male. Io, se posso iniziare con una smentita a Luca, ma non per lui, nel senso proprio una questione generica, Politano non è cercato dalla Roma, sì, perché prima ha detto Politano alla Roma, la Roma non cerca, ma ognuno dice quello che magari viene riportato, gli dicono. Io so per certo che la Roma ad oggi non ha cercato Politano, ma per tanti motivi è proprio fuori dai nostri parametri. Prima cosa di tutti, la Roma, avendo comprato purtroppo Baldanzi, cerca un giocatore che possa giocare su entrambe le fasce. Purtroppo, ecco perché purtroppo? Perché Baldanzi non è idoneo per giocare alla Roma, non ha una prestanza fisica, non ha un'altezza. Ma come? È un discretissimo giocatore tecnico, nulla più. Non è un giocatore da Roma. Come Kaiser? Avevo sentito che c'era Baggio, Rivera e poi c'era Baldanzi. Hai sentito da me? Sta fautoso, sta Flavio. Hai sentito da me? Fatelo finire. No, Kaiser, non da te, sai benissimo. Non mi sto riferendo a nessuno. Un attimo, non mi sto riferendo a nessuno, ma come al solito in casa a Roma, popolo meraviglioso, passionale. Per favore, non quando arriva il giocatore, un attimo, fatemi finire di parlare, raga. Lo pompate un po' troppo. Quando è arrivato Baldanzi, ho sentito dire dall'ambiente Roma delle robe. Una parte dell'ambiente che pompa i giocatori della Roma, ma lo fanno sempre qualsiasi tipo di giocatore. Poi lo vedi giocare e devi per forza. Poi io so che vi è arrivato anche lo sconticino dopo l'ultima giornata, che bello, come alla Coppa. I contratti sono depositati lì, che mi meraviglio di te che dici questo. I pagamenti sono scadenzati. È una battutina, Kaiser. Anche quella è una battutina che fa Flavio e il Laziale. Con tutto il rispetto, Fla, ma secondo te? Io penso che anche a Frosinone non l'hanno presa bene. Guarda, quella roba ha risposto Stirpe. Allora, Stirpe gli ha risposto la signore. Vai Pancio, scusa. No, finisca di rispondere ogni santi. Dico, ha risposto Stirpe da signore. Noi avevamo un vantaggio grosso durante il girone d'andata. Ce lo siamo mangiati. Ci siamo arrivati a giocare l'ultima partita in casa contro la terzultima con due risultati su tre e abbiamo perso. Di chi è la colpa? Se non loro.
sono gli ultimi che possono fare. Io no, ho visto perché... Mancini, ho visto Mancini e Pellegrini non entrare in quell'azione lì. Però andiamo oltre. Pellegrini non entra mai in campo. Pellegrini è un uomo in meno. Allora, questi sono quelli che sono sicuri che rimarranno a Roma, no? O no? Per il momento, sì. Mancini, per il momento sì. Per il momento sì. Allora, gli incedibili, allora, partiamo ruolo per ruolo. Vai. In difesa la Roma ha dichiarato incedibile Mancini e Ndicka. Riscatterà molto probabilmente Llorente e sta facendo una valutazione importante su Smalling, perché Smalling ha un residuo a bilancio pari a zero, quindi qualsiasi offerta porterebbe a fare una plusvalenza. Se arrivano anche dall'Arabia Saudita con 5 milioni d'euro lo vendono, anche con 4, anche con 3, e il nome per sostituirlo è quello di Matt Hummels, che si libera dal Borussia Dortmund. Questo è il quadro per la difesa centrale. Oggi si è vociferato che purtroppo dovrebbe Hummels alla Roma, quindi no, Hummels è un profilo che verrebbe preso in considerazione nel caso in cui andasse via Smalling, solo al posto di Smalling, non al posto di Llorente o al posto di altre persone, perché andrebbe a sostituire Smalling a livello di esperienza, a livello di costi, a livello di età e tutto il resto. Ma diciamo che Hummels però ha anche mercato in Premier League. Io infatti non ti ho detto che lo prende la Roma, io ti ho detto c'è un'evoluzione, nella Roma uno lo stiamo riscattando, uno purtroppo ha deciso di tenerlo che è Kumbulla, due sono incedibili per De Rossi, la Roma vuole cinque centrali, ad oggi Smalling è pagato, ha un residuo a bilancio pari a zero e si va. Ma è un'operazione di chi? Una domanda seria ai romani. Un'operazione di chi? Sentiamo Massi 11 metri, un attimo. Non ho capito, no, io... la domanda. No, rimango un po' tutte queste notizie del mercato, non so da dove prende Kaiser, per carità. Se viene Hummels alla Roma io rimango stupito, perché non è il profilo che cerca la Roma. Vogliamo andare sui giovani talenti per poi rivendere, prendere, abbiamo Hummels, cioè, non capisco questa strategia della Roma. Hummels, e se va via le Smalling, tu devi andare a prendere un profilo di esperienza, perché tra Mancini, tra Ndicka, tra Llorente, un giocatore di esperienza. Ma credo che Mancini, Ndicka e Llorente già hanno la loro esperienza, non credo che c'è bisogno di un altro giocatore di esperienza. Beh, Mancini non è che è di primo pelo, insomma, è un calciatore che fa Europa League, Mancini, Ma perché noi facciamo la Champions League? Ma perché noi facciamo la Champions League? Serve il giocatore di esperienza nella vita, non è che servono solo per fare la Champions League, servono anche pari in Champions League i giocatori di esperienza. E prendiamo vabbè, no, ma è una domanda, ma non ti sto dicendo a te, te sto da contro a te, sto chiedendo la strategia della Roma. Se fosse questa la strategia della Roma io rimarrei sorpreso. Io mi aspetto altro. Sì, ma non in quel ruolo. Tutti ci aspettiamo altro, ma non in quel ruolo. Quindi in quel ruolo per fare da quarto, nel caso in cui andasse da Smalling, prenderebbero un profilo di, simile a quello. È un'operazione di Ghisolfi? Eh? Cioè, è un'operazione di Ghisolfi, del nuovo direttore sportivo? Cioè, questa è un'indicazione del nuovo direttore sportivo? Sono valutazioni che non stanno neanche in aria adesso, perché ancora non è arrivata neanche l'offerta per Smalling. Sono valutazioni che vengono fatte nel caso in cui andasse via Smalling. Io ti ho detto Hummels, ma chi le fa la valutazione? Fa Ghisolfi o le fa profili? Ma le farà Ghisolfi con De Rossi? E che fanno? Cioè, uno dei due fa? Qualcuno deve avere l'acquisto. Allora sono contento. Vabbè, 11 metri? No, comunque voglio dire, non è che uno fa il mercato, prendiamo i giovani e prende tutti i giovani. A questo punto facciamo salire tutta la primavera. Nel senso, voglio dire, ci sono elementi ed elementi. Scambia una pedina con un'altra. Kaiser ha semplicemente detto che se dovesse partire Smalling si troverebbe un altro elemento con esperienza. Lo stesso spessore. Il che non farebbe male, secondo me, al posto di Smalling, se dovesse andare via. Poi la politica è giovani. Politica giovani, infatti, tu prendi un Chiesa, vabbè, che comunque c'ha la sua esperienza, però i giovani... 97 Chiesa. Posso fare una domanda ai romanisti? Ma perché non lo so. Avete un budget? Che budget avete? Che possibilità avete di spendere? No, Flavio, questa, la verità è questa. La società Roma non fa trapelare nulla. Qui non parla nessuno, neanche è stato presentato il DS. A noi tifosi a Roma prendiamo notizie qua e là, qualcuno le prende, come per esempio Alessio Daiale, che ha preso 4 mesi fa, ha detto De Chiesa, è stato preso per il culo perché ha detto 4 mesi fa, ha detto il nome De Chiesa ed è stato preso in giro. Ora c'è una trattativa Chiesa vera. Se la Roma riesce a prendere Chiesa, quindi la trattativa è in essere, la Roma fa un grandissimo colpo. Io non ci credo che arriva a Chiesa. Ma io non ci credo.
però le due parti si stanno parlando, le due parti ci sarà un incontro, poi vediamo che succede. È un giocatore che, se dovesse andare bene l'europeo, è un giocatore che costa dai 35 40 milioni di euro, io non so, ma non costano mai, ma non può, ma lui, no, anche più, ha detto di male, ragazzi, oggi e se va male, e se va male l'europeo, c'è incontro. Se va male l'europeo, ma sì, Manfredo penso che costa 25 30, però sono sempre ma non decide la Juve in questo caso, ragazzi, tra un anno Chiesa si libera, quindi la Juventus non è che porta vale 40, chi te lo compra, quindi io credo Massi, tu sai benissimo che il prezzo di un calciatore lo fa anche la richiesta, se lo vuole anche il Napoli, e allora lì non cioè ma credo che in questo momento c'è la Roma, cioè almeno da quello che sta trapelando c'è la Roma, non c'è sta nessun'altra squadra, l'ha detto anche Di Marzio oggi, che ci sarà un incontro a breve tra il procuratore e Chiesa, che ha il mandato a vendere, e vediamo che cosa succede. Non sto dicendo ecco che Chiesa, perché Massimo, ho chiesto, la Roma può spendere 30 milioni cash? Non lo possiamo sapere, perché io ti dico che questa mattina io volevo, prima di entrare in live con Alessio, e a me, io ti giuro, era avvelenato, perché volevo assolutamente massacrare il fatto che neanche riesci a presentare un DS, perché noi tifosi a Roma non se meritavamo mai che questi parlano con noi, e hanno rotto i coglioni, perché non è possibile che noi siamo sempre all'oscuro di tutti. Viene un DS nuovo, fallo parlare, dici qualche cosa, comunicalo. Io ti parla uno che ieri la Fiorentina ha fatto la prima conferenza stampa dopo un anno, ma non è giusto questo, ma a me Fiorentina Roma, però ti dico che nel 2024 le società purtroppo comunicano sempre meno, il Napoli comunica ancora di meno oggi, purtroppo. Beh, insomma c'è, cioè, il presidente che parla un giorno sì pure l'altro, cioè conferenza stampa vera a Napoli, un giornalista. Vabbè, rimaniamo un attimo sul mercato della Roma, ragazzi, se no non riusciamo a fare niente praticamente, e chiudo guarda. posso chiudere il discorso, solo se arriva Chiesa spiazza tutti, se veramente Chiesa viene alla Roma, questi vuol dire che saranno pure sordomuti, però fanno i fatti, portano un calciatore che è alla pari del colpo come alla Dybala. A me, io magari però occhio che dopo poi Ciccione la... No, ma io infatti ho detto che solo che la Roma è interessata e la trattativa c'è, è tanta roba, tutto qua, poi si arriva. La Valenza superiore perché non c'è la Champions. No, ma tanto Chiesa può andare o alla Roma o al Napoli, cioè non è che può andare chissà quali squadre. Beh, dipende secondo me molto. Una delle due per la Champions quest'anno, quindi insomma voglio dire. Bravo. Ragazzi, c'è l'Europeo. Delle due per la Champions. C'è l'Europeo su Chiesa, Comunque Massi, tu deve chiudere prima dell'Europeo. Chef cosa si è preso da bere? Ma è quello già fatto. Ma è una marchetta. Di Ciccione. Dai, Augusto, dai. Ti vogliamo bene, lo sai. Allora, che riscuotere quella cosa. Ragazzi, però chi c'è in questa rivoluzione? Quindi mettiamo Chiesa, Kaiser? Sì. Chiesa, vai. Avevamo messo Guirassì, giusto? Vabbè, per andare a pregare Chiesa va bene, vai, poi. A parte perché obiettiamo la difesa 3, che la Roma non gioca con la difesa 3. Metti Mancini in Dica a sinistra, adesso ci abbiamo solo Angelino, ragazzi. Kaiser, comunque la Roma potrebbe fare questo tipo di rivoluzione, potrebbe andare a giocare a 3 più 1 adesso... potrebbe andare a giocare un po' alla Spalletti, quindi non è proprio giocate in 12 come? Giocate in 12, quindi 3 più Augusto, non faccio così, Augusto, vieni a giocare. Come giocherà a Roma? O deve stare lì prima, perché poi i giocatori devi comprarli adeguati. Pino. Grazie mille X. Era un po' lungo, anzi ATK, non so come ho letto X. Ma non si può fare. Vabbè, mettiamo che giochi a 4, quindi chi gioca a destra invece? Ma condicio, cioè.
Non so se lo posso dire, perché poi se no, cioè, no poi tocca chiedere a qualcuno che non c'è sta, perché nessuno oltre a quel qualcuno c'ha le notizie, perché nessuno parla con nessuno e non sa nessuno. Allora, per favore, non litighiamo, non faccia polemica, non faccia polemica, Kaiser. Faccia il nome. Ci dica lei chi vede. A parte gli scherzi, stiamo a cazzeggiare, a parte gli scherzi, una cosa, che il pupillo di Guy Solfi, perciò vi dico Guy Solfi, non vi dico di De Rossi e di Akite. Ah, vero, questo ne avevamo già parlato. Sì. Di Akite del Lille rientra in tutti i parametri che fanno gol alla Roma, prende 400.000 euro di stipendio, ha un budget di 10 milioni di euro il costo, è forte fisicamente, è veloce. L'idea della Roma in tal senso, però, per muoversi qui deve prima vendere Karsdorp. Questa è diciamo la base di partenza. Regaliamolo. Ma come fai a febbraio? So che a febbraio gli è stato detto al procuratore: trovatevi una squadra. Sembra che c'è la Lazio su Paccato. Il problema è che non la trova. Guarda, qua dentro potete morire tutti tranne chi c'ha Marusic, perché Marusic è peggio di Castro. Questo non sono d'accordo. Ma andiamo avanti, per favore. La Lazio l'abbiamo già fatta, per favore. E vabbè, Pellegrini ce lo metto, dai. No, lascialo fuori. Per forza. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Paredes se lo confermiamo? Certo. Paredes lo confermiamo. Paredes sta aperto, cioè totale. E poi c'è Cristante? No, non c'è Cristante. Io dico un nome forte che però ha un prezzo troppo elevato, quindi rimane un sogno, ma è legato a tantissime situazioni. Vabbè, ma oggi sogniamo, dai. Di Chiesa oggi ti dico che è Kefren Turam. La Roma però Hummels, Turam, Chiesa, poi chi più? Kaiser, chi più? Hummels, Chiesa, Turam, Benzema, Kroos, giocatore. Vabbè. Un giocatore. Hummels è uno che viene a svegliare, c'è il cimitero degli elefanti, viene forse la puttana, ma come ti permetti? C'è da dire una cosa, che per quanto riguarda Hummels è un'operazione diversa rispetto a quella che avevate fatto. Ma quanto costa Turam? Da una finale di Champions, avendo fatto una stagione fenomenale. Avete sentito che cosa ha detto Costa? Dai 40 ai 50. La cosa bella è che viene Hummels a 25, dicono Manfred, su. Ma no, ma cosa? Ma 25 cosa? Una quarantina li devi sganciare. Ragazzi, 40 milioni di euro, buongiorno, abbiamo parlato prima del buongiorno, e sto cavallo 25, ma dico, ma stai scherzando? 40-50 milioni di euro. Ma no, il campionato francese non c'ha queste valutazioni, raga, perché uno che gioca solo in Francia e non ha mai giocato fuori. Ma ci sono altre squadre sopra, questo, ragazzi, è il problema. Maschi è in scadenza 2025. È in scadenza, sta dicendo anche in chat. Però Enzo, no, non ti voglio contraddire qui, però è anche vero che il campionato francese, Real Madrid, quando ha prelevato Camavinga, ci hanno pagato un sacco di soldi, quello non significa niente. Cioè, quindi io credo che poi Kefren Turam, al di là che lo possa volere la Roma, c'è tanta concorrenza. Bravo. Lì si parla almeno 60 milioni li devi spendere. Mi sto parlando, cioè, del sogno, come il sogno Chiesa. Pure Chiesa rimane in sogno, raga, perché c'è la concorrenza di mezzo mondo su ma Chiesa. Ma Chiesa è un sogno, ma è già fattibile. Turam è impossibile. Turam è un calciatore che purtroppo ci sono le squadre inglesi. Luogo di nascita Reggio Emilia. Ah. 2001. No, lui è reggiano, ragazzi. Come reggiano? Come di Reggio Emilia. È nato a Reggio Emilia, sì. Lui, Vabbè, sì. Ragazzi, non è francese. Portate rispetto a Reggio Emilia sulla mappa. Reggiano. Quando Lilian 11 metri, certo. Ma siete l'ultimo anno di Turam al Parma, com'è? Mica. No, come la vedete questa Roma? Così bene? Beh, diciamo che è ancora tutto quanto in divenire, perché come diceva prima Massi P, sta società non fa trapelare niente, perciò sarà un'altra sorpresa. Spero che ci sia un'altra sorpresa, dai, siamo positivi, perché no? Arrivate a sette, a differenza dei cugini che stanno lì, uno sta davanti al cesso là sotto e quell'altro è sparito. No, almeno c'è una sorpresa in positivo, possiamo avere. Almeno loro sono, mi hai menzionato, quindi sono il cugino più simpatico. Te sei un fratello, sai. Ma la punta, che non è una cosa da sottovalutare? A me piace quello che gioca in Ligan, David. Come si chiama? Jonathan David. Jonathan David. Jonathan David.
Jonathan però, ragazzi, vabbè, ma c'avete Abraham però, Kaiser comunque, no, no, Abraham, non mettiamo neanche il rosa, Abraham neanche la Gold League può giocare. Sembra un'offerta, sembra un'offerta interessante l'Aston Villa per Abraham, così sembra. C'è il Gallo Belotti, che torna. Beh, Gallo Belotti entra, hai uno che ti dà 3 milioni, 4 milioni per Belotti. Dai, lo troviamo. Però il Comodi dà 5 milioni per Belotti. Il Comodi potrebbe dare 5 milioni. Tra l'altro, un ragazzo, il ma calcio potrebbe addirittura prendere. Aspetta, però la dinamica, cioè io vorrei un attimo mettere ordine. Allora, Kevin Durant viene a 15 milioni perché sta a scadenza, però il Como spende 5 milioni per Belotti. Mai detto 15 per Durant, mai detto io. Durant è un giocatore che costa 30 milioni minimo. Stiamo parlando di sogni, di giocatori che prendono un mezzo, però giocano titolari, metà la squadra, mettono Mancini e Dica. Cioè, però loro, cioè, no, però lo prendiamo, lo mettiamo in panchina. Vabbè, ragazzi, ma voi. Poi vabbè, ma grazie di esistere, perché veramente ci ha l'idea delle giornate. Questo io senza di voi non potrei esistere. Vabbè, anni fa si parlava di Sergio Ramos, ragazzi, e ci credevo. No, ma c'è, scusate, ma Mancini e un fanno uno sport diverso, cioè fanno una competizione. No, beh, diversa, però Jonathan David mi sembra Mancini esagerato lì davanti. Kaiser. Augusto. Kaiser è bloccato. Ma se lei ha un nome, scusi un attimo la chat, se no continuano a scrivere, raga, ho dato un'occhiata, ho visto che è una cosa tra loro due, No, ma infatti, raga, anche prima vedi che è una roba, cioè io per quanto lo sfotta Manfred, l'ha gestita come la poteva gestire, siamo in diretta, ci hanno avuto uno scazzo tra di loro, magari lo trattiamo domani, dopodomani, ma speriamo che si chiariscono tra di loro. Ci sono anche degli altri ospiti, mo andiamo avanti con la live. Spero si chiariscono, ma è stata. Io non l'ho vista bene, però insomma sono cazzi loro e si chiariranno loro. Ma minchia. Però se vuol dire che è tutto meraviglioso, a me piacciono quando fanno così. No, che devo dire? A me. Che te devo dire? Io mi diverto a stare qua. Sì, proprio il contrario. Cioè, quando si sfora è meglio di no. Buoni rapporti con entrambi. No, non è quello, ragazzi, sul personale non si fa. Oh, ho chiesto alla già di smettere, iniziate voi. Dai, minchia. Cioè io sono qua a divertirmi, porca troia. Ma vai a fanculo. Massi, ci fai tu il nome per la punta? No, a me, guarda, sono perfettamente d'accordo con il Kaiser, raga, su questo. Bravo Monta. Ma non la possiamo mai permettere, attenzione però, torno a ripetere, noi non sappiamo nulla né del budget, non sappiamo nulla. Siccome i presidenti della Roma hanno detto, il presidente della Roma ha detto che metterà a disposizione bei soldi, un bel capitale per la Roma per rilanciare il progetto Roma, siamo in attesa, vediamo che cosa va. Io non ci credo, ve lo dico subito. Allora, però aspettiamo. Io ho fatto una squadra onesta, ho tolto Thuram. È tornato Kaiser nel frattempo. È tornato Kaiser, ho tolto Thuram e ho messo Bove. e ho no, tolto... Bove no. E poi ho messo Guirassy. Ma c'è davanti. Che istante, Manfred, perché non devi mettere... No, che Bove non potrà mai fare il titolare nella Roma, Bove. Perché? Ma perché De Rossi non lo vede, lo ha dimostrato nell'ultima parte della stagione, non lo facciamo a giocare. Vabbè, metto Cristiano. Ho tolto Miranda, ho messo Bove. e poi gli rifiliamo la Fiorentina di ogni santi Zaleschi. Grazie. Ah, che bello. Che bello. Vediamo proprio il cerchio fatto. C'è uno Juventino, no, che ha detto un terzino destro. Noi in terzino destro abbiamo uno fortissimo lì, quindi non so. Kaiser, ci fai il nome della punta, secondo te? Ma finché si scherza. C'è Jonathan David che sta in scadenza 2025. C'è Guirassy che è seguito, che ha la clausola di 17,5, ma sono entrambi seguitissimi. Il nome della punta dipende tanto da due fattori. Il primo e se se ne va subito Belotti e quanto ci fa eventualmente, e il secondo è se se ne va Abraham. Che ci vuoi fare con Belotti? Ma che ci vuoi fare con Belotti? È ovvio che se lo devi da via così a zero. Secondo voi, visto che i nomi delle punte, scusate, faccio una riflessione, sono sempre quelli che girano da un mese ormai. No, perché per far venire Chiesa, secondo me, oltre che i soldi, ci devono essere una squadra adatta. Bravo, c'è un progetto, tu devi dare un progetto a Chiesa per venire, se no non viene. E quindi è questo che mi fa ben sperare, se veramente mai Chiesa Occhio, arrivasse. Massi. Progetto, vuol dire che c'è progetto.
Se vede Belotti, bel progetto. No, dicevo, raga, ma... E il problema è questo, capito? Che purtroppo in questi 3 anni la rosa della Roma è stata completamente massacrata. Noi ormai pensiamo che tutto quello che abbiamo noi è da buttare. E non è così. Non no. è così. No, non è così. Non è tutto da buttare. Non può essere tutto da buttare. Ti resti, Massi? No, perdonami, con, tu, con tutta la... Dai, te prego proprio, Massi. Ti resti. Ma qua c'è da ricostruire, cioè, seguiamo il discorso. C'è da ricostruire con almeno 4-5 giocatori importanti, mettere in panchina qualche titolare che ha giocato quest'anno, ma i titolari che hanno giocato quest'anno, un Cristante che tutti vogliono buttare fuori a Roma come se fosse dell'umido, via una pattumiera. Cristante ha giocato tutte le sante partite, le ha giocate tutte, da centrale, da difensore, da terzino, ovunque. E quello c'avevi, essenzialmente non è un giocatore di livello, è importante secondo ma me. Perché non è di livello? Un nazionale italiano, no. Perché diciamo che no, non è di non livello? Non è un giocatore di livello, no, poi ci sono gusti e gusti, ma perché non era allenato, forse non era allenato bene, facciamo allenare però, ma come no? Allora, no, ma aspetta, come? Sta dicendo un'altra cosa. Se fatemi parlare, aspetta un attimo. Allora, utile alla rosa. Allora, aspetta, Brian Cristante è un giocatore fisico, prestante, intelligente, perché fa il suo, è un bel soldato, ma non è un giocatore di livello. I giocatori di livello sono altri. I giocatori di livello sono altri, l'abbiamo visto con i nostri occhi. Se Cristante è un giocatore di livello, allora io non ho mai visto calcio, guardo un altro sport. No, no, però io sono d'accordo con Massi che non è da... Secondo me è un sesto uomo nel basket, nel cioè, no, possibile... però se ma devo scegliere il livello della Roma, della Roma, io non ce lo Manuel, vedo. Tu non te lo ricordi, ma quando hai vinto lo scudetto, hai vinto lo scudetto con Tommasi e Cristiano Zanetti, che erano dei grandi. C'avevo tutti i palistini e Montella davanti. No, non è così, ma non è così, ragazzi. Guardate che Gasperini fa un discorso l'altro giorno su Lookman, che è perfezione. Ok, ti spiega perfettamente come un calciatore allenato in una certa maniera, in un certo progetto, che ha l'allenatore in testa, diventa un altro calciatore, sboccia, e così ha fatto fare Gasperini con tanti calciatori. Cioè, io non voglio dare, ve lo giuro, non sto dando contro alla gestione precedente, sto dicendo che magari tanti calciatori non sono stati valorizzati. Ma... Non lo so, perché comunque Bove è stato determinante. Dobbiamo andare su Reddit, qui dobbiamo finire. Vabbè, ragazzi. Prego, no, Manfredi. Vabbè, una cosa sulla Fiorentina, diciamo, dai. No, ma perché? Avevo parlato del Lazio, mo' di Fiorentina. No, Fabio, fa la live. Sei cattivo, però, eh. Sei cattivo. Domenico, non ti fa. C'è un video, se volete. C'è un video e basta. Flavio, ti posso dire una cosa sulla Fiorentina? Aspetta che ci abbiamo un video. È giusto. Non c'è l'audio, Manfredi. Allora, questo video, ragazzi, è di marzo, è giusto dirlo. Vabbè, però c'è il video. No, io accetto, no. Gli sfottò, è giusto così. Però questo video stiamo vedendo in marzo. Vai. Quanto mi risulta, fino ad oggi ho avuto solo conferme da questa roba qui. Marzo, eh. Paladino non sarebbe assolutamente convinto e assolutamente intenzionato a venire alla Fiorentina. Quanto riguarda invece la Fiorentina, un allenatore vicino, diciamo, che potrebbe sostituire Vincenzo Italiano, il nome più forte è quello lì di Palladino. Non è vero, invece... Teba, non è vero. Faccia Teba, finire, per favore, per favore. Ecco. Chiedi scusa. Allora, è giusto. Bisogna fare i complimenti a chi? Corriere dello Sport, Alessandro Mita. Vabbè, dai, è una merda. No, sto andando anche a Sarno. Quello che c'era nel video. Tutti quei giornalisti come Sarno che hanno detto di Palladino, perché Palladino fino a 10 giorni fa non era mai stato contattato dalla Fiorentina. Questo abbiamo un tweet di Palladino che dà il benvenuto alla Fiorentina. Trovo che una donna con la coda di cavallo sia estremamente sexy. Mi ha detto qualcosa di male, ragazzi. Ma noi invitiamo Cani e Porci e poi Biadaioli non l'abbiamo ancora invitato. Americo lascia aperto. Americo. Flavio, ma poi non sapevi che ti ha fatto l'offerta? Ti hanno fatto un'offerta in gol per giocare. Alle prossime elezioni vota Pino per avere Chiupilu per tutti. O Cospo, girone blu. Cospo Pingiglio. Altro girone, non il nostro. Altro girone, non il nostro. Peppe Crezzi, devi imparare ad ascoltare la mamma. Mia madre. La mamma dalla psicologa perché ho problemi. Anche okay, questa è la psicologa, che ed è. E se ne va.
Ma guarda. Bei momenti. Bravo Peppe, crazy. Marco, ma tu vuoi che torni a giocare o che faccia il vice allenatore? Non lo so, ti dico la verità. A me manchi il campo un po'. Sì. Il Fabbro. Fabbro comincia a chiamare il pullman della buonanima di Silvio. No. Paladino, ragazzi. Ho scoperto ieri che Paladino si è rifatto il naso. Ma che roba è? Giusto, perfetta. Non gli piaceva. Cioè, vedi, mi sembra che funzioni a differenza degli occhiali di Vitale, non per fare la puntata circolare. Fabbro ancora. Aspettava un passaggio di Lo Iodice per Matteucci. Primigliano. Quanto è forte Lo Iodice, mamma mia. Live consistente. Sì. Emiliano stasera. Che belle vibes. Ma infatti quando le riguardi col tempo è sempre più bello. L'hanno vista così. Perché c'è la leggerezza. Asso che è allenatore sublime. Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo. In questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Signore, signore, signore. Cazzo, rispondete come se ne avesse davvero. Signore, signore. Perché secondo me dopo ci sono delle parti anche bannabili. Bravo che l'hai tagliato. No. Parismon. Sì. Secondo me sì. Come no? Secondo me sì. Comunque gran film, Full Metal Jacket. Infannabili, sì. Ironia. Film pazzesco. Naturale. Ecco come Manfredi e tutti i pugliesi descrivono e pubblicizzano la Puglia, le coste. Importante, fatta bene. €300, non a 30.000. Ecco in realtà dove vivono. Perfetto, questo è perfetto. Chris Next vi invita a guardare l'obiettivo del sub goal nelle scritte che scorrono in basso e capirete di conseguenza il suo discorso. Quando lui è andato via dall'Italia avevo... Allora, chiaramente io quando la... Oggi, 1930-23, estendibile. No, allora le 19:30, dalle 19:30 grazie alle 23, merito Garcia Blanca. Dalle 19:30 alle 23 se fanno degli abbonamenti, che avviene una specie di maratona. Ok. Allora, chiaramente io quando la chiamerò o quando le chiamerò non è che li faccio la sorpresa, no, le spiego tutto cosa succede. Se mi dice no, chiamo la prossima. Io mi sono salvato 6 o 7 link. Chiaramente partendo dalla mia preferita. Chiamo un escort a casa mia e la intervisto. Chiaramente non salvati 6-7 perché so, con le vostre domande. L'est Europa, so che c'è il rischio che qualcuna mi dica no, non voglio essere inquadrata. Ragazzi, quando lui è andato via dall'Italia avevo... Quando per fare colpo su una 06, che sarebbe praticamente una bambina, 18enne, dai, 18enne, provi un tuffo 18. Carpiato ma con scarsi risultati. Vabbè, ragazzi, possiamo dire che quest'estate le 06 sono maggiorenni. Mi manca il tacchino. Sì, ricordo che mia figlia è una 14, quindi siamo sempre vicini. Ogni istante sei proprio la rovina del mondo, guarda. Ma Augusto, ma tua sorella è da Roma? E ti fa pure Mourinho. Shishone Sister Gotte. Siamo i grandi, voglio fare la live insieme. Però andava con lui a vedere la Lazio allo stadio, lo accompagnava, questo possiamo dirlo. Sarà l'unica al mondo, credo. Io mi ero innamorata. Ecco. No. Pure io. Quindi ma comunque ti assomiglia, Agu. A chi critica Mourinho? A te. Che se ne deve andare a casa sua. Ecco fatto, grazie. Non ci deve venire più allo stadio, non ci deve venire più allo benissimo, stadio. Benissimo. Ecco, uno gigante. Ripropongo questa perla. Ma nel fallo, Vittorio.
cazzo mi dice? Perle importanti, Danny Flame. Grandioso. Quando tua madre tornava a casa senza averti comprato le figurine dei calciatori. Oddio, questi sono... Questa già abbiamo visto. Ma questa l'abbiamo vista ieri. No, sì. Ieri vede. Storica. Ah. Non so quale. Vediamo se ce n'è un'altra nuova, qualcuna nuova. È una clip che mi dà una pizza al fio. Abraham quest'anno dopo che è rientrato dall'infortunio. No. È un po' black humor questo qua. Il tempo passa ma le abitudini restano. The quote goes like this: one day or day one. One day or day one. È lui questo qua. Sì, sì, no, giocava senza, è riconoscibile, regà. Invece si capisce che qua no. Pensate che era già matto, ma non lo sapeva ancora nessuno, no? No, è un mix di content continuo, un animale. È un grande ragno, ragazzi. Minchia. Argog ha fatto lo shootout finale, raga, ma cioè manco solo vuole rimanere. De Laurentiis giunto lì juventino, se avessi saputo l'avrei cacciato prima. No. effettivamente. Pure mamma, pure il direttore. Quando devi imparare ad ascoltare la mamma? Ah, quella di prima. Non lo so, stasera... Finito? Sì, finito, però non ce n'è una che mi ha fatto volare particolarmente. Bene. Beh, quella di... Oggi non sono stati clamorosi. Quella di? Quella di Chef Franco, bella. Sì, storica clip. Allora, grazie ai nostri ospiti di essere stati con noi. Grazie Shalebu, grazie Massi. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie Kaiser, grazie Fabione. Ciao ragazzi. Grazie 11 metri e complimenti per le reaction. Grazie 11 metri alla GOT. Grazie grazie Francio. Grazie a voi, grazie Vitale. Ciao. Non siamo arrivati al gol. Molto male. Vabbè, è giusto che manchi ed è giusto devono così. Imparare. È la fine imparare. Del Locopino oggi. E non ci sarà più. Non so. Lo stai disinstallando? No, non lo sto disinstallando, adesso mi sembra esagerato. Come si chiama? Volevo vedere se c'era... Ero curioso. Potrei entrare in una di un altro, potresti vedermi dentro. Occhio! Tipo? Qualche volta, sì. Tipo quando? Che ieri è successo un bordello, Manfred. Pesante. Sì, mi stavi raccontando stamattina. Pesante. Ragazzi, arriviamo al gol. Però ti aspetto 10 minuti. No, noi non lo sappiamo. So che praticamente c'è stato un casino. Dai, crediamoci fino a lunedì 10, dai. Beh, vabbè, ragazzi, speriamo che nessuno sia stato bannato alla fine. Dai. Ma può raccontare? Ma io non l'ho capito bene ancora. Non hanno fatto nulla. Ah, bene. A loro comunque. Io so. A lunedì 15 no. Io so. Come stai, Flavio, per il resto? Tutto posto? No, beh. C'è figura con Paladino, mamma mia. Domani scendo giù in Puglia per un matrimonio, quindi 3-4 giorni. Manfred, c'ho un matrimonio al mese, c'è questa roba qua. Aspetta che poi il Golden Boy ne ha piazzata una, vediamo. Vai. Mi risulta fino ad oggi. Essere la quale, Vabbè, solo conferme da questo. Penso sia diverso, aspetta. Mi risulta, uguale. Fino ad oggi ho avuto solo conferme da questa roba qui. Paladino non sarebbe assolutamente convinto e assolutamente intenzionato a venire alla Fiorentina. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, un allenatore vicino, diciamo, che potrebbe sostituire Vincenzo Italiano, il nome è più forte, quello lì di Paladino. Non è vero, Teba. Faccia finire, per favore. Ora ufficiale Paladino è un allenatore della Fiorentina. È giusto. Comunque, sai quale? La reazione di questa è nuova. Comunque il web è meraviglioso, sai perché è meraviglioso? Perché qui indubbiamente io
ho raccontato una roba che poi non si è avverata. Però la gente poi si dimentica tutto il resto di buono. Però è così. Certo. Il web è questo. Il web è così. Questo. È giusto così. Questa è stata, è stata la settimana più difficile calcisticamente della mia vita. Oggi la Rapierre ne mette una. E comunque grazie alla Rapierre che è sempre stata una nostra mecenate. E ha fatto il suo. In quanti siamo in questo momento, ragazzi? Siamo 1.600. Sì, 1.500. No, 1.500. Ah no, ne ha messe due la Rapierre. Quindi a due li ha colti dall'imbarazzo. Se direbbe... Meno 84. Chi è che ha scritto? Grazie di cuore veramente! Te lo meriti veramente, grazie di cuore! Tipo 91, ne mette 5 e ne mette 5 anche lui. Grazie di cuore veramente! E siamo a metà del te lo meriti veramente, grazie di cuore! A metà dell'ora, non posso più parlare. Sono sempre i nostri cuori! Quarto livello di Ape Train. Grazie Kun. Spandi mecenari per favore. Aspetta. Grazie di cuore veramente. No, io te ragazzi, veramente, io grazie di cuore. Grazie. Sono sempre girando 96 che ne mette 5 anche lui. E siamo a 82. Stai dicendo io dissi, Flavio ne deve 100. No, io dissi, se la Fiorentina vincerà la Conference, do 100 sub. Non mi risulta che una settimana fa ne abbiamo alzato la coppa. Purtroppo no. Purtroppo no. Ma abbiamo goduto lo stesso, Flavio. Allora, la serata calcisticamente più brutta della mia. Quarto livello di Trent, che ho messo il VIP. Grazie. Girando meno 68 Pancio Vero Aquilotto si abbona per il settimo mese. Ciccione re del mondo e forza Lazio, ragazzi, dai che arriviamo al sesto livello. Ognuno è uno. Io Flavio sono ancora in lutto per quella serata. Una settimana fa, 7 giorni fa. Posso dire che il nuovo... C'è un estratto del discorso di Asso che potremmo mettere come nuovo alert? Perché quello dei 10 sì. Non mi fa impazzire. Quale parte sì. È? Allora, ora non me lo ricordo a memoria, ma tu. Qualche spezzone c'è. Grazie Ste per il settimo. E siamo qua. Okay, 3 minuti. 3 minuti. Grazie Nick. Nick fa il suo, ne mette uno e allora ci possiamo Pandi mecenato per favore, dai che la portiamo al sesto, dai che la portiamo al sesto e poi ci abbiamo altri 4 minuti, 5 minuti da giocarci, forza ragazzi, uniti per Pino. Qual è l'estratto però? Vai vai che te lo dico io. Non si può. Sì. Allora, dato che è la mia ultima partita, voglio uscire che vinciamo questa partita, ma soprattutto ancora prima, perché sta squadra è stata sempre una squadra prima e poi arrivavano i risultati. 2 minuti. Ci stiamo interponendo. Servi te. Prima il risultato e poi squadra, guarda che succede. Guarda che questa. Ti arriva la letta, capito? Ce ne stanno un po', ce ne stanno un no, po'. No, ci sono tanti spunti, tanti spunti. Squadra prima e poi arrivano i risultati. Invece ci stiamo interponendo, ci stiamo mettendo avanti. Prima il risultato e poi squadra. Guarda che succede. Guarda che succede. Guarda che succede. Fa ridere. Siete troppo reziosi, siete femminucce. Dovete dire che fino mi ha fatto lui. Lui ha preso il giallo. Se c'è la randella, randellate. Ma ho detto a prima volta. Questa potrebbe, se c'è da randella, randellate. Dovete avere la spocchia per Dio padre. La spocchia! Non c'è la vera che paura. Viene rosso, venilo su. Non me ne frega il cazzo, devi me la mena!
questo. Che è l'ultima. Oh, è l'ultima partita che faccio. Quella parte qua. No, ne ha messa una CKC, 1:20 lo portiamo al sesto livello. Sesto livello. Posocco. Posocco. Ci ha messo il prime, Posocco. È andato, ha collegato tutto. Spam di mecenate. Sia per CKC, sia per Don, sia per Nick che per Posocco. Allora, aspettiamo gli ultimi 5 minuti. Flavio, se deve andare, la lascia andare. Buonanotte. Ma Posocco è tifoso della Roma che viene da noi ogni tanto. Sì, Flavio. Sì. Flavio si chiama. E mo si è abbonato. Minchia, una vergogna. Meno, quante ne mancano, ragazzi? 64. Basta cambiare l'ansia. Veniamo in assurdo. Io vado a pisciare nel frattempo, ragazzi. Purtroppo ho questa cosa qua. Vorrei tornare con un meno 50. Ah, 14 fattibile, dai. 4 minuti, se muore il treno basta, Uno. Attenzione, Cody Rossonero ne mette una. Cody Rossonero. 14. Grazie mille. 13 adesso. Attenzione, Righi, 23 ne mette una. 12. Grazie, dai. Righi. Dai così, lo portiamo al settimo. 3 minuti e 50. 12 si fa. 12 si fa. Allora, Manfred, possiamo dire che se arriviamo al gol dai uno spoiler sulla prossima giornata di GOT? Anzi, facciamo così, facciamo pesante. Così. Se arriviamo al gol, faccio vedere tre persone che erano a fare serata con la fucina venerdì sera. Però no, quelle che si possono dire. No, quello che posso fargli sta. Io so tutto, però... Ci siamo divertiti. Senti, ma che cazzo ti volevo dire? Ma ho visto Brescianini vuole la Fiorentina. Cosa, Manfred? Ora sta uscendo un nome al giorno, quindi vediamo. Però Brescianini, tra l'altro, è amico di Loiodice Picci. Ah, sì? Giovedì sera era con loro il giorno prima della fucina. Allora cazzo, ci deve venire... Ma giovedì sera non eravamo a mangiare la carne tutti insieme? Come cazzo? Dopo. Allora giovedì Bresciani ci veniva a vedere in GOT. Però poi ora esce un nome al giorno, quindi... vediamo. Forte vediamo. Anche, tra l'altro. Sì, lui è scuola Milan. Bravo. Scuola Milan. Dai, scuola raga. Milan. 12, una testa. Allora, settimana prossima giochiamo giovedì? Giovedì 13. Ma facciamo il ritiro? No, sta settimana no. Anche perché non ha portato benissimo. No. Ultimi due. Sta morendo il treno, forza. Cioè, meno 12, raga, meno 12 è niente. Sì. Cazzo. Oh, vediamo un po' che c'è in giro. Ascio di Roma. Ecco, Posocco. Ciao, dai, ciao. Malato del Napoli. Meno 12, raga. Meno 12. Intanto sale Milano. Sì, ma ormai la tua stagione finisce. Cioè, adesso tu non fai più un cazzo fino a che non inizia il campionato, giusto? Io? No, io c'ho Pedullà settimana prossima, quindi sostanzialmente non cambia nulla. Anzi, d'estate faccio ancora più appuntamenti. Cioè, Simone, ne mette uno. Occhio. Attenzione. Meno 11. Sì, però più tranquillo. No, più tranquillo meno sì, 11. Però c'è il mercato è una parola. E poi sto preparando il ciao Darwin Fiorentino. Cioè, che ne so, tifosi di curva contro tifosi di tribuna, giornalisti contro influencer. Vabbè, vinci Garbin intanto. No, Garbin faremo madre natura. Stiamo preparando delle cose simpatiche per l'estate, oltre all'appuntamento con Pedro. Sì, Garbin, tanta roba, immenso. Sì, Garbin è bravo. Forse Garbin. Uno dei migliori tifosi in della Italia. Fiorentina. No, della Fiorentina è il migliore, cioè, bravissimo, senza neanche pensarci. Però, cos'è, meno 11?
meno 11 sulla giornata GOT non ci interessa niente. Se arriviamo al gol se arriviamo al gol, ragazzi. Grazie di cuore veramente. Te lo meriti veramente, Zidane, grazie di cuore. Pavone. Sono sempre i nostri cuori. 5. Grazie di cuore veramente. E storia. Te lo meriti veramente, grazie di cuore. Sono sempre i nostri cuori. Cuore rosso nero e clamore. Zidane Pavone. Ne mette 5, ne mette 5. Anche storia rosso nero. Emanuele ne mette una. Quanto stiamo? A quanto stiamo? A 100. Meno? 150 per le tre, però così già faccio una retta, la faccio. Beh, volentieri. Giusto. Grazie di cuore veramente. Te lo meriti veramente. Ne mette 5. E adesso il treno vola. Sono sempre i nostri cuori. Questo è per quelli che non ci avevano creduto. Adesso andiamo a fare il gol. Adesso andiamo a fare il gol. Vip mensile per Girueca. Storia rossonera, non so se l'avevo tolto, però grazie storia rossonera, grazie Zidane, grazie mecenati, eh. Ricordo sempre che il canale con anche tutti i dipendenti, non per farvi sentire in colpa, ma per ricordare che sta in piedi perché ci sostenete e ci aiutate, quindi non è mai scontato, grazie. Adesso spoiler e non facciamo morire il treno. L'ho appena fatto su, va a fare due tiri. Guarda. Devi fare lo spoiler, ma perché avevi promesso. No, no, al gol facevo lo spoiler. E vado, arrivo, no? No, 150, raga, facevo lo spoiler. Non diciamo minchiate. Meno 145 al gol. Lissimo, proprio, che paghiamo la bet. No. Ma è vero, io avevo dato, come hanno bettato, avevo detto, come dice il Simo, vi faccio vedere tre persone che erano alla serata venerdì. Oh, ragazzi, oh Manfred, comunque vi faccio vedere. 59% ha votato sì, 41% no, quindi paga anche bene, ragazzi. Mancano 3 minuti e 17, non lo so, eh. Finale 3. Siete andati al The Beach? Sì, al The Beach. Abbiamo preso proprio un tavolo solo noi, eravamo in 12. Ma vi hanno trattato bene? Onestamente sì, onestamente sì. Manco l'ho chiamati, pensi. Chi è che conosceva al The Beach? Ha fatto tutto Maui. Ah, apposta, apposta. Apposta, apposta. Era scontento per la panchina, giusto? Era scontroso con Picci, visto che dicono che non vanno d'accordo. Classico che non dorme poi quando... se non dorme, giustamente. Bene, 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 ragazzi. Eravamo in totale, eravamo 23 o 24. A livello di figa, bene, eravamo pure. Sì, eravamo 12 maschi e 12 femmine. Ah, minchia. Ma abbiamo preso proprio... Abbiamo trovato proprio una roba, sì. Cazzo. Pesante, allora. Lo spoiler avevo detto che ve lo davo a 150, ma occhio perché tanto arriverà tra massimo 2 giorni, non di più. Maui è un PR, non un calciatore. Vabbè, potrebbe essere un'idea. Però ragazzi, fa gruppo, tante robe fanno gruppo. Ma sì, ma ragazzi, io penso che, sai, quando entri in un gruppo che più o meno funzionava, non è facile, cioè, non è facile mettersi, entrare subito nelle dinamiche. Infatti io ti dico la verità, io Maui non l'avrei manco messo da subito alle prime partite, perché comunque c'è Frattini che sa fare quel ruolo. E infatti hai fatto il contrario, sei arrivato dopo a mettere Frattini. Tu dovevi iniziare con la squadra che sa già giocare insieme e poi pian piano
inserire, sai, i nuovi arrivati. È anche vero, Manfred, che giocare coprendo le spalle allo Iodice, a Santi, a Picci, è un altro tipo di ruolo e di mestiere. Ma infatti oggi, forse oggi non ce li possiamo permettere tutti insieme. Dobbiamo arrivare al giorno che ce li possiamo... Però intanto noi ce li abbiamo. Sì. Dai, inizia a accendere. Comunque volevo dire una roba, sono d'accordissimo col discorso di Manfredi su Maui, ma in generale... Anche qui, se avete visto, tutti i personaggi, ma anche le grandi amicizie, partono, secondo me, con una litigata. Cioè, se non hai mai litigato, vuol dire che non siete amici. Ah, secondo me è vero. Perché diventa più profondo, no? Come tipo di rapporto. Sì, è vero. Cambio il titolo. Vorrei bene, parlare ragazzi. Sì, Buonanotte, Flavio. Buonanotte, ragazzi. Ciao, Flavione. Ciao, ragazzi. Cambio il titolo. Intanto metto GTA, che io non l'avevo messo. Avvisate che il loco sta arrivando. Oggi dobbiamo fare le robe della candidatura. Tra l'altro, è morto il treno. Ma fai le lezioni come nella realtà sabato e domenica? No, domenica faccio il discorso. Oggi però devo andare a fare una visita dalla psicologa per la candidatura e andare in procura a candidarmi. Però devo fare prima la visita. E il loco is back. Pronto per... diventare sindaco. Ciao cane. Ma chi è l'altro candidato? È pesante, si chiamano Soprano, sono forti. Ah. Ciao. Vabbè. Ciao. Buonanotte. Allora, chiudo un attimo Google, qua, vado su GTA Europe, chiudo StreamYard, apro Discord. Ma provate ad andare a vedere se anche dagli altri, raga, si sta saltando, stando problemi. Perché questa è veramente Ferrari, problemi. Jade sta su Impero? Ma non c'è qualcuno che mi può venire a dare una mano su Impero qua? Non so, raga, io ho sempre avviato così, non so che cazzo, non è che ho fatto qualcosa di diverso. Gli altri no, va tutti tranne che a te. Tranne te. Se non andavano anche gli altri, potevamo fare un salottino Impero. Tra gli altri va. Cosa faccio? Diceva di andare qua. Dov'è la barra di ricerca? Qua. Impero. Capisco come mai. Aspetto, raga, o provo a chiudere a... No, qua mi stanno complottando, ragazzi. Qua mi vogliono far candidare. Infatti Fubbe nasce con la canzone di Pancignos. Raga, datemi dei consigli. Cosa faccio, onesti? Aspetto o no? Anche Tony ha problemi. Anche Tony Costanzi. No. Stasera non ha scopo, Jade. Buonasera, Jade. Forse sta caricando. Mettiti in assistenza. Ma non ho capito, c'ha dei problemi, Jade, stasera? C'è figura. Aspetto Fiorello, mi fido un po' di Fiorello 98 sinceramente. Che problemi ho? No. Vedi che sta caricando. Ma è proprio lento. Sta partendo? Non è mai stato così lento. Bravo Vanenzi. Guarda, connessione fallita. Error details. What you can do?
try again, check your network connection, che però va se non saremo live, if you use Peristis contact Ninja Impero. Chiudo e riapro. E che mi metto a scrivere a Ninja all'1.30. Aspettate, mi è venuta in mente una cosa. Chiudo la finestra e chiudo anche Steam. Cazzo, si chiama un attimo. È partito ormai sto cazzo di cosa. Chiudi, riaccendo tutto. Ma non mi ma non è di mettermi in assistenza, raga, in live perché non va. Faccio un camperino e ah, ma se per voi va bene, mi andrebbe di giocare. Però mi mette a perdere tempo lì in assistenza e portarvi sta roba in live, sfiga. No, mi stanno complottando, poi mi piace di più pensare che è un complotto, sinceramente. Voglio entrare in quel mood lì. Ah, ti fanno entrare loro? Vabbè, adesso vediamo se va. Pregate. Sto provando ad andare in assistenza. Preferite che proviamo ad andare in assistenza, raga? Come è stato? O camperigno? Ma scrivete assistenza o camperigno, non si. Ah, c'è anche Tony Costanzi. Non hai permesso di parlare in questo canale. Minchia. Pesante. Ti dico pesante. Poi voi non mi vedete neanche così, tra l'altro. Dovrei attivare l'altra cam. No, più assistenza che camperigno siete, mi sembra. Salvo, se puoi fare un pull. Kun, te cosa dici da VIP del canale? VIP, fatevi sentire. Ditemi la vostra. Attenzione, sta forse per partire. Secondo me si riferma come prima. Ma raga, dovrei switchare, fare una nuova scena con la cam. Sinceramente non c'ho lo sbatti. So che qua sono lunghi, eh. Capito, però non è che posso, cioè, che dicono i VIP, assistenza loco oppure assistenza. Vabbè, allora l'aspetto. Se i VIP sono i mecenati del canale, vogliono così, ascolto loro. Che devo fare? Aspettiamo. Mi rompe molto il cazzo che sono senza cam, mi dovreste vedere in questo momento. In realtà vi sto facendo dei gestacci tipo su Uca. Da Catanzaro io ti dico Warzone con anche la finale, cioè, dovevi mettergli quell'accento lì, ma secondo me non va. Infatti, secondo me c'ha ragione il circolo loco. Se proprio non riesci, magari la recuperi. Ma io preferirei provare a far camperino a questo punto, raga, vi dico la verità. Dai, qua non si muovono un cazzo, onesto. Va bene, raga, che vi devo dire? Camperino da solo casa. Io farei camperino da solo, raga. Che cazzo vi devo dire? Se no mi venivano. Cioè, stai 5 minuti, però non è che possiamo stare tutta la sera così. Vai da Jade su Discord e che cambia? Jade. Ma Jade in chat mi può scrivere che non. Io secondo me su Discord non l'ho mai scritto. Cazzo, Gide.
Non ce l'ho io amicizia con Gesù. Gialla. Non ce l'ho. Non ce l'ho tra gli amici. Eh sì, la stiamo buttando un po' in cacciarla. Facciamo una, due chiacchiere noi, raga, se no vaffanculo. Vi leggo un attimo, facciamo un po' di due chiacchiere. E poi magari fra poco riproviamo. A 150 non credo che funzioni lo stesso. Vediamo se si è liberata. No, c'è ancora Tony Costanzi, può venire in assistenza da 2 ore. Tony Costanzi. Ma poi non puoi neanche parlare praticamente in sto canale qua, neanche con gli altri. Che a noi ti fai una chiacchierata, dici che ti confronti sui problemi. Ma secondo me ce l'hanno magari dei problemi grossi, che cazzo ne so. Fate 3 proposte, ragazzi, ve le faccio io a sondaggio. C'è Salvo qualche moderatore? Zero Lucli, Arbi. Sa, riesci a fare il pool te e fai magari Call of Duty, assistenza o facciamo fine 2:30 delle chiacchiere o qualcosa, ci vediamo un video, che cazzo ne so, sono usciti una marea di video, pata. Sì, ci possiamo fare TikTok, facciamo qualcos'altro. No, non voglio fare una roba impegnativa. Però mi va neanche di star qua così. Se facciamo COD io mi... Cioè, io a me mi va di far COD, raga, onesto. Non se ne esce da sta roba qua, raga. Ci sono 12 persone di questa cazzo di... Ma poi non c'è nessuno dello staff che, diciamo, conosco io, tipo Strong, Wasabi o Ninja o Attivi. Quindi non sapete neanche che cazzo chiedere. C'è il pool, votate al pool così vedo io. Call of Duty, assistenza 66%, minchia. E che cazzo facciamo tutta una serie di assistenza? Minchia, mi metti in assistenza, che devo fare? C'è ancora Tony Costanzi, comunque mi informo che è ancora lì, che lotta con noi, il buon Tony. E ci sono sempre gli stessi di prima. Intanto vi posso mettere... Ha segnato di nuovo la mia preferita. La curva nord canta in coro. Ha segnato di nuovo Zaccagni. Mentre non gioca Zaniolo, fa sempre gol. Zaccagni fa sempre gol. No, ma raga, non posso chiamare qualcuno. Se sto in assistenza, devo star così. Praticamente, non posso fare altro. Perché non mi va neanche di mettere la cam. Perché poi sminchio Discord. Questa è devastante, vecchio. Ha segnato di nuovo Zaccagni. La curva nord canta in coro. Ha segnato di nuovo Zaccagni. Mentre non gioca Zaniolo, fa sempre gol. Zaccagni fa sempre gol. Andiamo da Assi in live, dai. Facciamo qualcosa di... Cioè, facciamo qualcosa, là, così mi rompo il cazzo. E comunque, una notizia. Qua non vale il voto del pubblico. Ok? Tanto sono io qua. Sono andato in assistenza e mi sono anche rotto il cazzo di starci. Che non è colpa tua, Jade. Però sei stati tipo 20 minuti. No, 20 no, però 10 sì. Ah, certo no. Cazzo. Oh. Ah, non c'era un modo in cui...
Sarei più per COD. Adesso vediamo l'aggiornamento di COD, perché ci mette sempre tipo un anno e c'è sempre 12 aggiornamenti. Che ha detto Tony, raga, riscrivetemelo please, che l'ho perso, porca puttana. Ha segnato di nuovo Zaccagni. Nenna. Comunque il video della fucina è anche pesante. Pesante. Condividi. Vediamo se me lo fa. Mi fa schermo. Che cazzo di tossico che sono. Che ce l'ho piccolino. Non lo posso condividerli. Cambiare scena. Minchia, ero preso da Dio da fare. Ma vaffanculo, va. Stavo già nel viaggio. Max mi aveva preso l'appuntamento in municipio. Che due marone. Che due marone. Faccio così per darmi forza da solo. Ha segnato di nuovo Zaccagni. Oh, cosa facciamo? Reaction Goto o Camperigno, raga? Minchia. No, non può. C'ho l'aggiornamento da fare che è tipo interminabile. Ma vai a cagare, va. Asso? Ma sta facendo Asso? Vado da Asso. Ditegli di mandarmi il link a Giuseppe su WhatsApp. Aspetta che cambio scena. Gine. OCV. Vecchio. Cosa sta facendo Giuseppe? Ha segnato di nuovo Zaccagni. Na 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 na. Se non li troverò più, dove cazzo è qua? Ha segnato di nuovo Zaccagni. Partito Jade. La curva Nord canta in coro. Ha segnato di nuovo Zaccagni. Mentre non gioca Zaniolo. Fa sempre gol. Zaccagni. Fa sempre gol. Ah, ho capito, ho capito. Ma Warzone. Mr. B, grazie Mr. B. E grazie Tony, grazie Jade. Jade l'ho letta, ha scritto grazie Jade. Stavo ringraziando che ho letto che ha detto che è andata per noi in assistenza. Comunque, mi volevo vedere qualcosa con voi. Onesto. Onesto proprio. Volevo vedere tipo qualcosa di YouTube. Cazzo, metto qua. Marra Cicalone. No, ma non mi volevo vedere. Mi volevo vedere una roba tipo Pata alla GOT, una roba così. Che mi ingrippava. Oh, beh, vediamo Ragnar, scusate, ma perché? Cioè io mi vedo delle robe come se me vedessi da solo. Non so se l'ha messo, eh. Vediamo. Coppita. Aspetta che non sto condividendo lo schermo. Video fucina, raga. L'ho messo nell'intro. Bellissimo. Bellissimo. Veramente un capolavoro. Però non ve lo faccio vedere due volte in una sera. Mi ha mandato l'incasso? Non mi è ancora arrivato. No, c'è quello. Aspetta, video. Vediamo. 50 euro di finale. No, ha messo il primo, ma non l'ha ancora messo questo qua, Ragna. Il video di questa qua. Il ragno de Melagnanos. Masseo? Masseo sono sempre belli per fare Masseo. Anche Canello, visto che l'ha fatto, eh. Comunque mi interessa. Sei giorni fa. C'è una porca troia di Caldara, tutti ci venivano contro, abbiamo perso grandi pezzi, abbiamo perso il libro allenatore, il centrocampista, il perno. Facciamo parlare il cavolo, pezzi.
e perde. Guarda tu questa. Ah, è iniziata una nuova era, serio. Serio. Prima ha mandato il link a Sona. Vediamo che cazzo stanno dicendo sulla Roma. Vediamo. What's up? Ah, è vecchio questo qua. Ha segnato di nuovo Zaccagni. E adesso però come cazzo faccio? Aspetta, facciamo così. Esco da questa, raga. E entro in questa. Però mi fa piacere anche che tu sei tornato per sdrammatizzare un pochettino. La chat ti vuole sì. bene. Io ti voglio bene. E pure una persona qui con noi, Massi, ecco, è il buon Pancio. Dottor Pancio. Pesante. Pesantissimo. Buonasera. Com'è, raga? Buonasera, Pancio. Oh, ma stavo provando ad andare su Impero, non funziona, Giuseppe, non mi parte. Ma a tutti non funziona o solo a te? Solo a me, solo a me che oggi mi dovevo candidare. Complotto. Complotto. Pancio. Complotto, ti dico, fratello. Te spiego. Te spiego. Ah, non funziona Impero, mi ha detto Rubino. Grazie a David. Te spiego, Andrea, perché allora è venuto qui Massi, io ho chiesto, no, mi ha detto c'è stato un clima un po' concitato e ha spiegato un po' la dinamica di quella che sarà la discussione tra Cerchione ed Emiliano. Vado, soltanto Massi, che... vado a fumare, quando sono andato a fumare? 2 minuti. Ma è successo un macello. Minchia, il tempo di farmi la paglia praticamente erano le querele, infatti io me la devo ancora recuperare. Ed è successa l'apoteosi, però c'è un tasto che a Massimo... si è capito il perché, lo tocca in maniera molto profonda, è quella insomma che poi se vorrà lo racconterà lui. È un fatto privato che quando si tocca un determinato tipo di argomento purtroppo sbotta, e Massimo ha sbottato qui, è preso, è uscito, ha sclerato e se n'è andato. Vai Massimo, no, ti lascio la parola perché... Io chiudo il discorso di prima, semplicemente io ho sclerato perché comunque sia sono passati 10 anni da quel giorno e purtroppo la mia famiglia ancora non riesce a riprendersi da quel momento, comunque ha sfasciato completamente una famiglia unitissima, perché purtroppo poi c'è chi mi si ha scapocciato, non è più la stessa, i fratelli non sono più gli stessi, ha completamente dilaniato una famiglia. E purtroppo è il fatto che io come persona... Non accetto che si dica tu fai quello che ti pare a casa tua, fai quello che cazzo ti pare, te droghi, te bevi, quello che vuoi, stai dentro casa tua, fai quello che vuoi, è la tua casa, tua home, fai quello che vuoi. Ma se tu esci o fumato o drogato o alcolizzato e prendi in pieno un poro ragazzo che non c'entra niente per un incidente e distruggi una vita, quando si dicono che le droghe non uccidono, no, a te no, all'altri però sì, può succedere anche questo. E quando ti tocca personalmente, scusate, però io non ci sto. Sì, c'è da fare una distinzione, poi tutti è come bere, no? Se fai una cosa, la magari... stessa cosa, ovvio, devi... certo. Non è che l'alcol o la droga bisogna per forza scinderle, secondo me sono due cose che... Io sono il recordman della canna più lunga del mondo, lo dicevo per quello... Ma vedi... Legale l'ho fatto. Io credo che tu lo dici, quello che è successo stasera, in poche parole, perché poi io sono entrato qua, e naturalmente la chat... parlano, no? Oh, sai che è successo della OCV? Io sono entrato qua da Stefano e stavano parlando di quello che è successo su OCV, però quello che voglio dirti io, tu lo fai in una maniera e ci stanno altre persone che secondo me non sono che vogliono imitare, ma non sono capaci a farlo, perché tu lo fai in una maniera scherzosa e lo fai capire e non lo fai capire, poi il modo quando lo scherzi io posso interpretarlo, se stai scherzando lo stai dicendo che è vero. Lui... quella persona purtroppo lo fa in maniera troppo accentuata. Aspetta, Massi, sì. Ti faccio vedere il messaggio. Comunque, io ero venuto a dire che non funzionava Impero. Ti volevo dire questa roba qua, sono in psicodramma. Vieni su COD.
Aspetta, aspetta, Andrea, che sto ascoltando pure il messaggio, arrivo. Grazie Nofiare per i 100 bits e il supporto. Vai, Andrea. T'ho ascoltato io, Nofiare. Vai, Andrea. Quindi, quindi no, poi può succedere. Volevo dire questa cosa qua, quindi ti volevo chiedere se venivi sul COD. Solo questo qua. Ma no, Stefano, non ce l'ho, faccio, gli frega niente questa discussione particolarmente, quindi ho andato su qua a giocare. Giocate. Ero preso. Vabbè, ma scusa, Pascio, ma un po' di solidarietà per Massimo, un po' di solidarietà. Ma no, ma a me che cazzo me ne frega a me? Assolutamente, assolutamente. No, ma che, io sono in ma non con... voglio. Ma non, che cazzo di solidarietà? No, nel senso che poi alla fine è una discussione tra di loro, la vedranno tra di loro, sono cazzi loro poi alla fine, però si sono alterati in maniera, secondo me, che poi alla fine ci devi stare. Se tu fai quel tipo di personaggio e uno te lo dice, fai pippa e incassi e basta. Facile. Giuseppe, posso dirti una cosa? Ti faccio comunque i complimenti veramente per il discorso che hai fatto alla Fucina su YouTube. Non so se l'hai già visto con la tua chat. No, mo lo vediamo insieme. C'è uscito il video sulla Fucina. No, faglielo vedere perché io l'ho messo anche oggi come intro, stasera. Da brividi, veramente. Poi proprio sa di vero. Bravo. Bello, bello, bello. No, no, non è sa, è vero. È tutto vero, Andrea. Non è sa di vero, è tutto vero. Forse tanti non l'hanno capito, Andrea. Dai, ce lo guardiamoci, lo metto io. Ce lo guardiamo insieme un attimo, sì. Quella parte lì. Vai. Stavo guardando, allora, prima un secondo il video del Masseo. Per chi la vive dall'esterno sembra soltanto un gioco, ma quando c'è ste dentro la Goat, te sale alla competitività. Sei competitivo, vuoi vincere. Però ma non è come Giuseppe Mourinho, però. Beh, ti dico che è un po'... asso quel tipo di allenatore lì che punta più secondo me sull'emotività, però a me per esempio Massi quella cosa lì di Mourinho piace, secondo me va a gusti, ci sono dei tipi no, di allenatori chi è che non cioè, piace, secondo me ti faccio un esempio, quando tu hai dei fenomeni tipo in un Real Madrid un allenatore così è funzionale perché aspettate, hai solo bisogno di motivarli, diciamo, certo, vero. L'ultima partita che faccio da qua Andrea, ammetti a tutto schermo che così rende. Addirittura arriva il 6-2, quindi che serie match, la mia ultima partita con Rocchi, perché tanto ci sarà l'esonero. Io voglio andare via sereno, io voglio andare via sereno con la coscienza pulita che sto gruppo ha dato tutto, ok? Me lo sto dicendo di qua tanto. Parte non tranquillo. Faccio manco 20 secondi. È partito, era partito quasi tranquillo all'inizio. Chi c'è là dietro? C'è qua. Qualcuno, Mauro, quell'altro che sta a fare, quello gioca tu. Quello glielo già dire. Mauro, può pure andare via. Può pure andare via. Abbiamo fatto una bella figura in merda. Hanno Medina Vici, bravissimo. Certo, ma quello che abbiamo fatto noi sul campo. Qua la mano un po' alta, non so se la rivedere al VAR. No, mi dissocio, prendo le distanze subito. Vabbè, sei ironico ovviamente, anch'io. Andare via. Però è ambiguo. Abbiamo fatto una bella figura in mezzo, hanno venito a vincere, bravissimo. Ma quello che abbiamo fatto noi sul campo, non siamo stati squadra, non siamo stati niente, confusione, gente sulla riga. Dopo c'è la seconda panchina, è il primo che si alza dalla panchina, è il primo, lo manno a fare la doccia subito, è il primo che si alza dalla panchina, il primo, è l'ultima panchina che faccio su sta cazzo di panchina, la voglio fare come dico io, non faccio entrare neanche il presidente, neanche Augusto, tengo solo lui perché lui ascolta. Abbiamo giocato l'ultimo quarto d'ora, bene, l'ultimo quarto d'ora perché ero l'unico che mi diceva avanti, indietro, gioca, e non parlava nessun altro. Lì avete cominciato a giocare a pallone, tralasciate che è finita 6-2, ma se può giocare un quarto d'ora su mezz'ora. Non si può giocare un quarto d'ora su mezz'ora. Ciccione. Non si può. Allora, dato che è la mia ultima partita, voglio uscire che vinciamo questa partita, ma soprattutto ancora prima, perché sta squadra è stata sempre una squadra prima e poi arrivavano i risultati. Invece ci stiamo interponendo, ci stiamo mettendo avanti. Prima il risultato e poi squadra, guarda che succede. Guarda che succede, siete troppo lesciosi, siete femminucce, dovete dei calci come ha fatto lui. Lui ha preso il giallo, se c'è la randellata, randellate, ho detto la prima volta, la prima mattina che vi ho detto qui,
dovete avere la spocchia, per Dio padre! La spocchia! Non ci dovete aver paura! Guarda rosso, prendi rosso! Non me ne frega il cazzo! Devi mena a mena! Me ne frega il cazzo, che è l'ultima! Oh! È l'ultima partita che faccio su sta macchina! La voglio vincere, ma me voglio lasciare che sei la nonna di squadra! Ma pure la porta. Abbiamo sbagliato, sappiamo sbagliato, non è che siamo scemi. Però ripartiamo, se noi pensiamo al gol. Molto bello. Mamma. Questa vedete, mancava il balcone davanti, poi eri perfetto comunque. No, mi dissocio da Massimo, prendo le distanze dai balconi, dalle piazze e anche dalle fontane, prendo le distanze da tutto. Non metto la partita dopo, perché sennò è un casino. Non riesco a giocare. Ma tu devi stare tranquillo. No, no, lo so, nessuno, a livello tecnico nessuno ti deve dire niente. No, nessuno mi ha detto, devi stare tranquillo. Se io ti dico una cosa perché credo in te, so che sei forte. Comunque lui, uomo vero, e lui è capitano con Picci, eh. No, cazzo, non fare io, è come se non dopo. Quindi, lo iodice. Ti stimo, ti voglio bene, se tu ti nervosi. Senti cosa dici qua al loco. Lo sai, ti stimo, ti voglio bene, se tu ti nervosisci, è un casino, vabbè. Poi se una cosa non ti va bene, finisce la partita e ne parli. Io quello ti voglio, ragazzi, dire. Uomo con le palle, a noi ci hanno dato i calci dappertutto, noi non diamo un calcio. Dire sta roba qua a Picci prima di una partita, ragazzi, vuol dire che devi avere peso già, o no, Ste? Perché Picci non è uno che ascolta, che se la faccia anche dire, vuol dire che c'è qua gran gesto, secondo me, da capitano proprio quasi di lo iodice. Sì, grande gesto d'umiltà, che si mette a disposizione della squadra del mister, accetta quelle che sono le critiche e accetta soprattutto la grande capitano di darti una mano, di capirti e darti una mano. Quindi un grandissimo Antonio. Un grandissimo. Che poi non è recita, Antonio. Ovviamente. Questi qua, ragazzi, sono gente che fa il calciatore. Proprio tipo All or Nothing diventa come roba. Questi back-end. Ma, della poi, ma poi lui è bravissimo, anche ragazzo che monta sti video qua, comunque. Lo iodice, essendo anche tecnicamente superiore a Picci, a tutti quelli della Fucina e forse della Cotta intera, e dice in quella maniera, con queste parole a Picci, devi sta calmo, e quando lo dice uno tecnicamente così bravo anche in campo, ha visto la faccia di Picci, è giusto, perché poi Picci purtroppo pecca su questo, perché lui innervosisce, lui si rende conto che poi può innervosire tutta la squadra col suo atteggiamento. Se stanno calmi, c'ha ragione sto ragazzo. Ma come cazzo è possibile? Ma entrati proprio molli, ma che cazzo è? Fa figura di merda. Ma che cazzo è? Sembravamo i morti proprio, i morti. Ogni 10 secondi ci innervosiamo. Ma che cazzo giochiamo a fare? Alberto Porta, chiama, strilla le posizioni, fateci le ugole, incassale, svelate. Alberto Porta, insieme anche dietro subito, centrale Frattini, a sinistra ci metto Simone, parte di noi a sinistra, prima punta Pesci. A figura di merda rimane a me. Io ci sto. Voglio prima che diventiamo squadra, dobbiamo scendere in campo. Squadra e dopo pensiamo alla squadra. Oh. Dai. Picci. Lo iodice! Questo è bello. Tutti qua, dai. Il pallone buono per Simone. Ok, anche qua lui ha detto non è mio, come dire, non è mio il gol, mi è sembrato di sentire. Picci, lo iodice! Questo è bello. Tutti qua, dai. Il pallone buono. Ragazzi. Buono per Simone. Noi. Attenzione! Questa è la parte più bella, Andrea. Dietro Martini! La fucina! No, Simone, nessuna dimissione. Guarda che bello il finale, Andrea, aspetta, non toglie. Qua l'ho chiamato io in mezzo al campo, eh. Non si vede? Ecco. Voi mi dovete giurare, raga, che noi dobbiamo giocare sempre così, al di là del risultato. E al di là di chi gioca. Siamo stati uomini in questa partita. Ripeto, poteva andare anche diversamente. E vi ringrazio uno a uno. Chi non ha giocato un minuto, chi ha giocato due minuti. Siamo stati grandi. E siamo terzi. E ora andiamo avanti, ripartiamo da questa partita. Bravissimi. No!
questa è la cucina. Tanta roba, eh. Questa è la cucina di uomini ancora prima che calciatori, che piace a me, e l'hanno dimostrato sulla seconda partita. Tutto. Tanta roba. Comunque, come si chiama? Lo Jodic è veramente uomo spogliatoio, eh. Grande lavoro di Nicola, ma quello che fa Antonio alla seconda partita mi è rimasto impresso, perché ha capito quello che gli ho chiesto, a livello di campo parlo, ho detto è inutile che te metti là sulla riga di porta o sulla linea dell'area di rigore, perché tanto in quel campo così piccolo, così stretto, i bomber non torneranno mai bomber. Io ho detto lavora per la squadra, fammi il pivot, scendi a metà, fino a metà campo, e vieni a far respirare la squadra, vieni a dare la mano. Che succede? Che fa picci, fa 3 assist e 3 gol. No, ma infatti io me ne sono accorto subito, l'ho detto anche in telecronaca, si vedeva che era proprio, giocava diversamente, però anche pressavano la prima proprio male, però secondo me c'è da dire che i Munciaccio sono proprio molto molto, non so se hanno fatto il video, i Munciaccio ragazzi sono forti forti, eh. Sono fortissimi, ma c'hanno quel difensore, minchia, Marcone, Marcone, tanta roba. Andrea, non faccio proclami, non dico niente, non dico più niente. Ma la promessa la faccio. La figura di merda, tranquillo che verrà cancellata. La figura di merda verrà cancellata. E il ritorno sarà veramente una battaglia. Sarà un'arena. Quel campo sarà un'arena. Metti là. Contro i napoletani? No, perché proprio contro i Muciaccio. Perché sì, la figura di merda l'abbiamo fatta noi. Ma l'abbiamo fatta noi, ma loro ci hanno condannato alla figura di merda. Ma è colpa nostra. Ma ovviamente che cosa succede? Che quel giorno ci sarà la partita di ritorno e quella al campo lì sarà un'arena. Diventerà veramente un'arena. Ecco, anche in piccolo, no? Come può essere in calcio a 7, che è differente dalla Serie A, la Lotte. Quanto è importante dal punto di vista mentale certe partite? Tutte. Secondo me, la testa è... No, ma anche perché io proprio... quando dicevo che era un gioco da tavola, perché secondo me... Lascia stare coi Muciaccio, smassi che loro non sono entrati in campo, ma nella maggior parte dei casi te la giochi alla ruota, perché comunque è un gioco che se vai 3 sotto sei in 2, è fatta apposta per tenere livellate tutte le partite. Certo. Infatti pochissime non finiscono con uno scarto così grosso come quella lì dalla Fucina con i Muciaccio. E quindi alla ruota secondo me serve proprio la testa. La testa è proprio là, è il gioco, è fatto quello, perché poi quando ti capita la ruota magari a sfavorevole, la testa, perché magari il tennista pure, quanto è importante nel tennis pure, la testa, perché è tutto. C'è shot out, che comunque è una roba di testa, poi c'è l'arena, che è una roba proprio di testa, perché poi lì non puoi fare sostituzioni, il 2 contro 2, che adesso sai Ste che abbiamo messo il campo, cioè praticamente tu non puoi più tornare indietro. Per la scissione move, così la fai, però la fai nel campo avversario, che è più pericolosa da fare, come nel basket fondamentalmente. Certo. E poi c'è il 3 contro 3. No, secondo me infatti è... comunque vediamo i gol, volevo vedere i gol. Vediamo il più bello per voi. Sia la parte tecnica sia la parte fisica. Vai, e quindi buona partita a tutti! Non è vero! Riccardo Toso, il giocatore più forte d'Europa! Riccardo qua ha fatto un gol clamoroso. Il gol di Riccardo clamoroso. È clamoroso. Però c'è clamoroso. Sì. No, ma questa giornata qua ne hanno fatti veramente di clamorosi, raga. Magnifico! Che gol! Ha fatto qualcosa che non esiste! Senza senso sto ragazzi, torna. Bertocchi è rinato, eh. Sì, Geminiani. Bravo, però palla per Massella. Massella! Avanti Tonico, avanti Nicolino. Tirato uno scarto a bagno, io ho tirato. Questo è forte, ragazzi, eh. Sta attaccante qua. Cosa ne pensi? L'hai visto testa loro? I Redlock. Ah. Sono una bella squadra ancora, ma non so più quelli dell'anno scorso, Andrea. Non sono invincibili. No, però questo qua è una bella pescata. Oh, vi dico una roba, voi contate che Fiche già non stava bene. Quindi ma si è fatto male, l'hai visto? Sì, si è fatto male, ma già non stava bene. Infatti Fiche non l'hai visto. Non sembrava Fiche. Ma stai facendo uno show incredibile. Ma dove sei? Ma è un gol venuto da un dove errore. Dove sei? Proprio lui, ragazzi. Non ti sento più. Un nuovo Ray Redlock.
Ragazzi, quante volte si è girato? Questo qua si è girato 70 volte. Non passa nemmeno questo tiro. Vabbè, sul secondo. Per Municali! Mi sta fatto pure questo, un gol clamoroso. A me lui piace proprio tanto, tanto, tanto. Fa un altro pazzesco, forse più bello. Lui forte, forte. È difficile di quello di prima, ragazzi. Ha fatto un gol clamoroso, pure lui bravissimo. Parenco la prova! Ci credo! Ma questa non so neanche perché l'ha messa. Meglio lui come un inglese, meglio. Lui è forte. E il tank è Filippi. Filippi! Guarda che mancino che gli ha tirato via. Mamma mia, che bomba! Una lavatrice. Guarda che scarda bagno gli ha tirato. Con poca rincorsa, Massimo, pochissima rincorsa. Ma guarda da dove ha tirato poi. Meglio lui come un inglese, meglio l'arbitro. Tira a metà campo, Andrea, ha fatto coda a metà campo. Filippi! Dio mio! Mamma mia, che bomba! Senti Pancio sotto. Forse questo è il più bello. Ah, c'è quello di Pata, però, ragazzi, che non ha senso. Il terzo, perché è con Bertocchi. Ma ancora il pallone vale. Bellissimo. Questo bellissimo. È forte, questo qua. Ne ha fatti tre così. 2-1. Questo gioca nella nazionale italiana calcio a 7. Ma che cazzo di acquisto fa? Per fortuna che bellissimo. La batte, Funicoli. Data, ancora Funicoli. Funicoli! Ma questo calcio di sinistro, calcio di destra. Mamma mia. 3-3. Allora, tecnicamente i gol dei Funicoli non, fino adesso sono i più belli, tutti e sì, due. Sono d'accordo. Tecnicamente. Difficilissimi, eh. Questo calcio, calcio di destro, calcio di destro, guarda, precisione balistica, cioè impressionante. Dopo il casello, la cosa più famosa di Melegnano. Ma che cazzo? No. Vabbè, questo è Ragnar. Il nuovo gioco. È il suo tempo. Però lasciatelo agire. Vabbè, questo magari sta a fare, non so tanto. Vabbè, però da Ragnar fa, cioè, fantasioso. Ora ancora Sergei. Me la metti dopo solo audio, per favore? Sì. O solo chat vuoi? Attenzione! Vita la mappa, vita la mappa, vita la mappa! Incredibile! Incredibile! Lo zoo! Incredibile! Vito la mappa! Mi questa abbiamo. Non è male anche lui, eh! Attenzione, lato corto, parte il cross in mezzo! Ma poi Jay Pata! Signori e signore, benvenuti allo spettacolo! No! Questa è devastante! Giocatore più forte del mondo! Giocatore più forte del mondo. No, ma è una meme, è una meme. Che vi offriamo questi video in maniera gratuita. Tanta roba, Pata. Io voto Funicoli, tutte e due, primo e secondo. Pure io. Sui gol. Pure tecnicamente. Io. Calcio di sinistro in maniera incredibile e calcio di destro in maniera incredibile. Palo lungo, so go a livello balistico, troppa roba. E poi invece la battuta più bella della cotta della giornata la fa Pancio su Sciscione quando gli dice il poeta di Bari, non so, tu voli chiamarlo il poeta del Bari, non so chi era, e lui dagli che ti dice, vabbè, ma poeta, no, il poeta, scusa, il pittore del Bari, e continuava a dirti, ma perché il pittore, ma se disegna c'entra niente, in bianchino, e tu zitta, vabbè, ma a me non mi piace l'imbianchino del Bari. giusto. Male, bellissimo, grazie Massimo, grazie mille, bellissimo, la battuta è stupida, ma come l'hai detto, il modo tuo, grazie. No, comunque ci divertiamo un botto con Ema, anche con Omi. La voce, anche quella cosa lì da mai dire gol, proviamo a farla noi in quello stile lì, essendo cresciuto. Ma, guarda, ma no, perché mi sta davanti, Andrea. La GOAT è bellissima vederla, però ti posso garantire che se chiudi gli occhi e la senti,
è bella uguale. Perché? Perché te la rendete, no, veramente. Grazie, Massimo. Grazie la mille. Rendete, la rendete veramente magica, è veramente figa. Ecco. Solo per questo complimento ha fatto, dovresti donare al minimo 20 Saband. Dovresti donare al minimo questo complimento. Però Massi. Io cioè, non ho un canale, io non ho un canale, non intendo mai aprirlo in vita mia. Io non aprirò mai un canale. Ma io sono in diretta Twitch. Anch'io, sono venuto nella tua, sono in diretta. Ma pure lei sta in diretta? Sì. Allora saluto gli amici del CV, buonasera amici. Io saluto la chat di Este, buonasera ragazzi. Andate di tracciata a salutarvi. Ho sentito prima col vocale, decisione che si è messo paura. E grazie mille Vicento Bizzi, Simo. Mondiale 2026, no, adesso facciamo la telecronaca che c'è Italia-Spagna, raga, il ritorno. Non so se voi avete visto l'andata, raga, della nazionale di cricket. Mica c'è, se volete ve la faccio vedere, una rubata della Madonna. Nazionale cricket. Ci sono tanti giocatori della GOT. Aspetta che no. Grazie per l'allert, grazie. Tanto direttore sportivo. Direttore sportivo, direttore della comunicazione della cucina. Buonasera. No, dura 24 minuti, è vero che mi hanno fatto fare sto video in 24 minuti. 4 minuti. 24 minuti si ammorbava, Andrea, metti i pezzi salienti. Ma no, ma in realtà no, ti dico, cioè non li so, non è che li so. Pablo Picasso, Salvatore Dalì, Leonardo da Vinci e Caravaggio, Pep Guardiola e Ancelotti. Da oggi però la rivalità più solare dell'Europa. Retitarne Dores. Pancio ragazzi, buonasera ragazzi. Grazie, grazie Forlick per i blerp, amico mio. Ringrazio pure un anno con 13 lune. Grazie Cucciolone per 24 minuti, raga, non ce la faccio. Marco io e grazie mille un anno con 13 per la fedeltà, grazie Cucciolone, forza Fucina, certo. Forza Asso, portaci in finale, grazie amico mio, grazie un anno. Ci sarà la rivincita tra un po', tra chi? Bellino. Tra la nazionale creators italiana contro gli spagnoli. Sì, lo stavo dicendo prima, ma va adesso in pieno ragazzi, secondo voi? Va Tony, come dai una recensione? Cioè, va, funziona? Dacci un po' una recensione, Tony. Chi è Tonico? È il tuo mod? No, Tony Costanzi, il ragazzo che streama. Ah, in chat, che è in chat? Sì, dovrebbe stare ancora in chat. Dovrebbe stare Tony. Ah, io vi auguro una buona notte, vi auguro una buona giocata. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi. Massi. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Tanto so così o CV ancora, Roma, con questo sfondo qua un po'. Andrea, oddio, stai proprio sotto le scritte, sopra le scritte stai. Dovresti abbassarti poco poco. Io? Aspetta, vediamo un po' se mi hai detto così. No, aspetta, così. A Tony dà problemi, dicono. C'entra un po', Andrea. Ah sì. Oh, sei qua? Intanto Simone ti dice, Andrea, ci dice grazie per i 100 bits e il supporto. Posso dirvi una cosa? Se la GOAT e la Kings League si unissero, secondo mio onesto parere, supererete tranquillamente le views delle partite delle Serie A. Ma raga, ma a parte che sono cose diverse, poi lo sapete. Sono proprio due cose diverse. Io l'ho spiegato un po'. Però secondo me voi dovete pensare che è calcio tutto, no? Cioè se Trombetta, che non è un calciatore di Serie A, ma è un giocatore, diciamo, del calcio di internet, ok? Come Profumino, si creano delle alternative su internet, ben venga. Un po' come magari ci sono stati i primi TikToker e tutti hanno iniziato a fare i TikToker. Cioè è una roba, è un nuovo movimento, va vista così secondo me. Poi dopo, ovviamente... È come nel wrestling, ci sono tante leghe oltre la WWE. Sì, no, dico che la nostra, per me, è fatta a nostra immagine e somiglianza, da me e Omi, che siamo due intrattenitori. Quella di Piqué è fatta da Piqué, che è un calciatore, punto. Infatti la nostra, secondo me, ha un tone of voice diversa, diciamo, altre, ma proprio il regolamento anche. Ma io penso, Andrea, che questo l'ho visto, e il mio pensiero è che secondo me sono due competizioni diverse,
portano due format diversi, possono tranquillamente coesistere, nel senso una fa il suo percorso e l'altra fa il suo, e non vedo la Coat, non vedo la Kings una competitor dell'altra, vi dico la verità. Ah no, ma la Kings, ragazzi, stiamo parlando di una competizione, ripeto, fatta da miliardari, con uno che dà un miliardo di premio, ed è la Kings League, cioè vince un miliardo, chi vince il mondiale della Kings League. Cioè, sì, noi un miliardo ci costano due stagioni di Got League. Cioè, ci abbiamo proprio. È una roba diversa. La nostra è una roba italiana e la roba è una roba su scala mondiale. Proprio diverso come concept. Però, cioè, non è che. Un milione, non un miliardo. Scusate. Sì, un milione d'euro. Beh, ammazza, comunque... la squadra che vince il torneo prende un milione d'euro. Un milione d'euro. Montemino. Ma no, ma in Italia una roba del genere, cioè non riesce a farla su internet. Cioè, noi facciamo una roba nostra, diciamo, no? Io mi ci trovo bene, Andrea. Io mi ci trovo bene. No, secondo me non erano 100k, erano un milione, raga, di premio. Ma no, ma la nostra è più di intrattenimento, raga. Quella è una roba calcio, questo qua è più intrattenimento. Sono due robe diverse. E te posso dire, però, Andrea, che... divertimento, content, come chiami te, ma una volta che ci stai dentro, andrai, diventi competitivo, vinci. Certo, però noi come tone of voice e come cosa, cioè io e Omiatol siamo due che vengono dalla comicità, non dal calcio. Certo. Cioè, a me il calcio, quante volte lo dico anche su CV che mi annoia, a me rompe il cazzo, raga. Cioè, io, a me piace più la parte tua, ste che fai quella sfuriata, come abbiamo visto prima. E poi comunque noi l'abbiamo studiata, vi ricordate, con Miga alla Kings? Sì. E aveva, no, aveva delle robe che cioè non ci convincevano. Per me la ruota ti dà più dinamicità come roba, per esempio, che è una stronzata, però cambia le partite. Cioè tutte le partite della GOT le decidi alla ruota. Però comunque... Per me, Andrea, questa è la terza edizione che faccio in GOT League. Ho fatto le qualify... E quelle invernali e adesso la summer, questa è la terza edizione che faccio, sì. E io mi sono sempre trovato bene, a parte un po' il catering che mi danno sempre la pasta in bianco e il riso in bianco che hanno rotto il cazzo. Ma è fatto per i calciatori, non per te, capito? Infatti dico sempre a quello: metti mezzo chilo di pasta, metti mezzo chilo di riso. Infatti il piatto mio, Andrea, è un po' diverso da quello dei calciatori. Sei contento di se... C'è una domanda nella mia chat. Sì. Chiedono a Harry se è contento di Conte al Milan. Ad oggi. Oddio, te la faccio, a me sembra tanto contento. Sono contento che Astu è il mio allenatore. posso far sentire un audio, Harry, tuo che mi hai mandato a me? Ah, gli Allegri. Arriva, è uscita questa notizia della Rai, ma no, non è quello lì, secondo me, quello che voglio far sentire io. E qual è? Aspetta, speriamo che non è roba bannabile. No, Eri, ma va, no. Eri, quando gli parta la sciabola, no. Adesso ah no, c'è questa qua di Allegri, bravo. No, ma io me ne ricordavo un altro che mi avevi detto proprio su Conte, ma disperato. Ah, mi sembra che sarà vecchia, non so se ce l'hai ancora. Oh, no, ma quanto ci credeva è... Oh, ti dico la verità, Ste, cioè io penso che Harry mi scrive solo per Leclerc, ricordarmi le cose, e per delle notizie su Conte. Da quando è arrivato Conte tutte le volte... Poi sulla Gotte, poi... Sì, no. Sì, certo, vabbè, dico. Poi ci puoi chiedere a Harry, preferiresti una serata di sesso con Federica Carta o che la Fucina vincesse la Got League? Attenzione! Bellissima domanda, Gelisau. Ti diamo il tempo anche per riflettere, tranquillo, Harry. Pesante, asso, quindi preferisci la Fucina con Asso campione d'Italia o fare l'amore con la signora per una notte? Posso dire una cosa?
Mi vado a Brecani con Asso, la fucina che vince. Però ci hai pensato molto, eh? Ti dico una cosa onesta. Io non so come ci è rimasto Asso, ci ha pensato un po' tanto. Non è facile. Ma guarda, oh, guarda, ragazzi, allora io... Quanti anni hai, Harry? E tra una settimana faccio 23. Boh, quindi diciamo che scopi da 3 anni, 4 anni. Comunque, non indaghiamo. Diciamo, non... Pensa se ci fa la confessione, Pancio, io sto aspettando ancora la donna. Vabbè, giusta. No, infatti dico, io e Ste invece, che comunque abbiamo molti più anni di te, quindi ci è capitato di farlo anche con la stessa, però dico, più volte, è frazionata la chiavata, cioè molto meglio la GOT. O no, Ste? Minchia. Tanto quella ti passa in fretta, una volta che hai fatto tutto sei arrivato, capito? Capito? Invece la notte della cussima, le trasmissioni che ci fanno, ma hai capito se vinciamo, cioè se vincete la GOT dopo tutti silenzio, eh? In Arrivi, faccia, però, mi piacerebbe una cosa da te, Nicasso. Se dovesse, non succede, perché non succede, ma se la fucina arriva in finale anche quest'anno, tu devi esserci. Lo prometto. La mule alle finals, dici? Che poi c'è una proprio se arriviamo in finale, la partita il giorno che sia alle finals, se vedi che la fucina arriva, tu devi stare lì. Forza Golden. Va bene. Sempre e solo Forza Golden. Tanto quanto è d'aereo? Quanto ci metti aereo Londra-Milano? Quanto ci metti? Due ore. Sì. No, ma poi Harry è nato lì vicino, no, Harry? No, sono cresciuto, non nato, vabbè, però probabilmente la mia vita ha vissuto lì in Brianza. Usmane Velate. Detta Betlemme, sì. Da noi di OCU. Sì. Tra l'altro c'era il portiere del Blancos che era di Usmane. Ha segnato di nuovo Usmane. Na 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 na. Aspettate. Signor Pancio, qui ci serve uno slancio per vincere la bette. Abbiamo un presidente che non ci vuole dare uno slancio per vincere la bette. Signor Pancio, forza ragazzi, guarda, anch'io però ormai l'ho fatto uguale. Però fatele, perché comunque facendole ci permettete a noi di fare intrattenimento, passare serate insieme, ragazzi, e sostenere il canale mio come quello di Asso vuol dire fare bene al paese. Fare bene al paese, l'ultimo punto, perché comunque noi siamo persone che portano serenità, capito? Fai una risata, stai bene. Bravo presidente, sto guardando in telecamera come fa Pancio, dico proprio a te Pancio, anzi proprio a te presidente, io a voi sto parlando, con te presidente sto parlando, con te e con i miei legionari. Avanti legione, meno 23 siedemo magnà, avanti legione, sto parlando con voi. Sostenere uguale a regalare soldi, esatto. Ecco Barcherino, ecco Barcherino, ecco Barcherino. Grazie Barcherino. Ecco Barcherino, che lo ringrazio per il settimo e grazie Cucciolone qua per la fedeltà, grazie mille. Buonasera. Io così posso parlare a voi senza che lui mi senta. E l'ho capito solo adesso. Stavo ringraziando. Grazie Forlig per i 100 bits e il supporto. Grande Forlig che impartisce un po' dei consigli, un po' il nostro. Io sento un presidente che arriva, Pancio. Prima lei che fa col dito così, che punta la comunque luna. Comunque, Ste, ti volevo dire che stai molto bene in bianco celeste stasera. No, scusa, me lo stavano suggerendo qui. No, è un completino dell'Adidas, Pancio. No, capito, però. C'è anche il verde acqua, c'è anche il verde acqua strepitoso, anche sotto è un celeste chiaro scuro, un completino estivo color menta, col pantaloncino totalmente menta, quindi non ci allarghiamo. Non ci allarghiamo con paragoni strani. Volevo metterti un attimo in difficoltà. Infatti, non sei il primo che mi dice. Penso che questa sia l'ultima volta che mi metto sto completino, butto. Fai bene, fratello. È ambiguo, onestamente ambiguo.
giusta scelta, anzi io lo brucerei in diretta per dimostrare che non era per quello. Vaffanculo, se devo essere accostato, visto che tu sei tifoso della Roma, beh forse è un po' brutto come gesto, pensando forse è meglio non farlo. Insomma, ma ti hanno informato che su Instagram hanno aperto un profilo con la tua foto con il nickname Asso Laziale? Sì, vabbè, ma c'ho la spunta. Cioè, lui c'aveva il profilo, lui c'ha il profilo fake su Facebook, ce l'hai ancora? Cioè, uno che ti rompe il cazzo. È morto quel profilo, è morto. No, però ce profilo. L'hai avuto per un... sei abituato, diciamo, che caga cazzo. Dai. Secondo questi profili. Pancio, nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli sempre. Ah, sono d'accordo con te, sono d'accordo. Quando tu sei in pace con te stesso, che dici? Ma io che cazzo ho fatto? Ma vaffanculo. Per me io sono proprio così. Anche perché poi perdi solo del tempo e delle... Perché poi c'è, cioè, ognuno di noi, io penso sempre, ha tot energie, ma io le posso sprecare per rompermi il cazzo. No, punto. E quindi non ci penso. Però ti devi allenare, eh. Pancio, fai una canna. Mi dissocio dalla canna da pesca di Pancio e ci va a pesca. Mi dissocio. C'è Rubino in chat che ti sta offendendo, pesante, ti dico. Rubino, a me mi offende? Sì, pesante. Con, Rubino, quella maglietta, con quella maglietta da Lazialotto. Io che l'ho sempre difesa, signor Rubino, si vergogni. No, non è vero. Si vergogni, non è vero. L'ho sempre difesa, l'ho sempre sostenuto. Si vergogni. Non è vero, non è vero, non è vero. Stanno arrivando. Però anche te, Rubino, gli squali, azzurrini, non bene, eh? Oh, ma l'hai visto passare sul barcone di casa tua? L'hai visto passare al volo, Andrea? Cosa? Il presidente. Da quando ho detto presidente, punto su di lei, è sparito il presidente. Ah, io pensavo che era passato sotto casa tua, Andrea. Eh no, è venuto da me, ma a me... No, scherzo, dai. Entra Rubì, entra, se hai piacere entra, ovviamente. Cioè, però devi chiedere il link ad Asso, perché sono io entrato nella sua, visto che non andava GDA. Tonico, se fai una cosa del genere abbiamo chiuso ogni tipo di rapporto amicale, io e lei. Chi, tu e Rubino? No, stavo parlando con Tonico. Con Tonico. Cosa ha detto Tonico? No, adesso diccelo, perché qua me lo stanno chiedendo già. Se per favore. Tonico, te lo mando subito, Rubì. Se entra Rubino, entro con la maglia della Lazio, ha scritto. Ma per me può rimanere anche sotto nel backstage, insomma. Serenamente proprio. Serena. Comunque adesso io vado a Nanna, che sono arrivate le 2:30, però aspetto Rubino. Ema Tosci, ma non dovevamo giocare a COD? Minchia, Ema, manda il link ad Ema, ce l'hai il numero? Glielo mando io. Entra qua, dai, un attimo. Io volevo... Pancio, c'è un sussulto. Attenzione che c'è un sussulto. C'è un sussulto perché il presidente c'è. Il presidente lancia un messaggio e ci dice: ci sono anche io. Legionari, ci sono anche io con voi che vi sostengo e vi proteggo. Avanti, presidente. Ne gift ne regala una e grazie mille per il supporto, presidente. Presidente c'è. Il presidente bussa, il presidente c'è. Dico a te, bravo presidente, dico proprio a te, presidente, dico proprio a te. Il presidente c'è. Eccolo. Ma perché mi state riportando dei messaggi a caso? Buonasera David. Ciao David. Si sente? Quanto si sente in cazzo, David? Ma pure no. La telecamera, che cazzo gli è successo alla camera? La telecamera, ma che sta a Milano? Il Masseo vendo Bangalo. No, ma mi stanno trollando da 2 ore che mi dicono dei messaggi. Io ho mandato un messaggio comunque a Matoshi con link in tutto ciò, perché sono un tossico di merda che ascolto la chat. Poi mi stanno dicendo che Rubino è bannato. Sì, che, fra un po' saremo primi qua. Buonasera. Buonasera Tony, buonasera. Buonasera, buonasera Andrea, ragazzi, buonasera a tutti. Si sente? Sì, ti sentiamo. Ciao legionari, ciao a tutti ragazzi. Ciao CV. Sono stato fino alle 8 del mattino con Tony e Asso. No, le 7 che erano. Cazzo, hai fatto per le 7? Rubì, ma ieri sei sparito all'improvviso. Hai fatto un sorriso, hai chiuso, scomparso Rubino.
così. Allora, perché me, diciamo che mi ha mandato un messaggio un'amica mia, quindi sono dovuto guardare. Ah, ecco. Chi è? Jesus, ma io merito? Anche io merito di Jesus? Sia sincero. Chi è, Rubì? Dai. Sincero, Jesus. Grazie, di Jesus. Amica, è l'amica che c'avevo oggi. Ciao, quindi ragazzi. È... No, è che è spontanea, cioè è una persona spontanea. Al seno, era... al seno molto importante? E Asso la conosce. Ma come Asso, scusi, ma lei è sposata, come vuol dire Asso la conosce così? No, siamo al mercato. Ma mi dissocia, la conosce. Ma ti fa Roma, scusate, ti fa Roma. Ti fa Roma? Si chiama Chiara Double? Sì, anche lei, però quella che conosce Asso è Giulia. Ma sta lì? No, fermate Rubì, che da una scrollata lì esce tutto, fermate qui, qui siamo finiti i battenti, fermate Rubì, chiudono 12 canali, chiudono, fermate Rubì, fermate Rubì, poi Pancio gli frega un cazzo e chiude il canale perché poi, capito, si crea la situazione, ma tu fermate Rubì, fermate. No, comunque con affetto, la saluto, grande Giulia, ti apprezzo, ti stimo, avanti Legione. Perciò ridevi Rubì, eh? Perciò te la stai a sorride col telefono in mano. Comunque, mo vi faccio il ride che mi collego da magari un attimo dalla cucina, cani. Vai, grande pancetto. Ciao, pesce te. Com'è che dire così? Ciao, pesce te. No, raga, domani mattina voglio andare a prendere un po' di sole, non siamo giunti al gol, ho fatto praticamente un'ora in più per ringraziarvi, proprio mi va di andare a mangiare cashier, devo pagare il no Fede, però non girare il quartiere nella parte del, poi tu che sei mecenate, che sai, no? Dolce o salato? Dico la verità, ho il salato e ho anche il dolce. Scandipino. Comunque, faccio ride da ste. Minchia, è cambiato l'anteprima della Lens, capisci più un cazzo. Cazzo. Segui il ride. Che cazzo è sta? Sono entrato da sto facendo il ride, niente, è cambiato qualcosa del ride da qua, cioè non te li suggerisce ma te ne dice Asso di Roma, un po' di anguria, cosa che fa bene da mangiare a quest'ora ragazzi, cioè che dice proprio anda, è questo spacca fra di dolce e di salato. Grazie Jay del ride, ma sto andando al... sto facendo ride anche a Rubino. Stavo chiedendo cosa c'è di buono da mangiare. Toast, tramezzino, tonno e maionese. No, raga, fa malissimo. Kebab, no? No, ma io dicevo, quella roba lì la so anch'io, ok? Diciamo della roba che possa far bene, sana, tipo una roba che sembra zuccherata estremamente. Ah, sorpresata, no? Kiwi? No, è una roba facile. Non mi scrivete Macedonia che ananas troppo grosso va sempre. Mi piace, però poi mi rompo il cazzo a tagliarlo. Che dopo devi mettere la plastichina attorno al tuo di coglioni. La mela però è quella che dura di più. Ma lo dico perché cioè io tante volte quando prendo la frutta la prendo, ok? Poi cosa faccio? Magari la prima sera la mangio, il giorno dopo mi rendo conto che non posso vivere così, prendo della merda e quindi mangio la merda e vedo sempre sta frutta lì che fa tipo da davanzale. Infatti secondo me dovevi spostarla di posto.
yogurt greco al miele, pesca, pesche sì. Fragole le mangio, fragole ciliegie sì, sono facili. Banana spiattellata, un po' di zucchero, banana anche infatti ogni tanto sì. Le banane della cucina di... lo so che fa male il frutto di notte, però diciamo il male minore devi cercare in certi momenti. Pane e Nutella, come si dice per Francesco, non mi sembra, che probabilmente farò tra poco, però mi sembra tutte le volte un po' che dico, ma ancora, alla tua età, dai, cazzo, basta. Di notte è tutto più buono, comunque è incredibile questa cosa qua. La cotto è giovedì prossimo. Un bel Kinder Delisa. No. Vabbè, comunque non mi ave... frutta. Proverò il kiwi. Potevate aiutarmi di più, eh? Gelato, Kinder Pingui, ma andate a cagare. Faccio la ride da solo. Lo facciamo. Venite via ride, ci vediamo domani raga, dopo la, mo la pago la mezza, non mi ci fate pensare per favore. Comunque ci stanno complottando Pino Giglio e domani faccio un delirio, non è possibile questa roba qua, eh. Non si lascia Pino Giglio così 10 minuti, ok, ad aspettare che voglio cambiare questa città. Allora ditemelo che non mi volete in questa città se deve andare così. Buonanotte.